Benvenuti a Domenica Sport cari amici di Telemolise, questa è una puntata, adesso ci dirà eh, tra pochissimo Annalisa, però insomma mai e poi mai quando abbiamo iniziato questa avventura il 3 maggio dell'87 mai avremmo immaginato che saremmo arrivati alla puntata numero 999, perché questa è la puntata numero 999, 99. significa che da 27 anni e 5 mesi circa siamo in onda tutte le domeniche su Telemolise. Insomma, la puntata 1000 la festeggeremo come abbiamo già ampiamente detto, ma lo ribadisco. Giovedì perché? Perché è evidentemente è una puntata celebrativa, una puntata in cui ci sarà tanto spettacolo con tanti amici che ci faranno l'onore di essere insieme a noi, amici del mondo dello spettacolo, però tutti rigorosamente Molisani. Questa volta abbiamo voluto scegliere solo Molisani per questo appuntamento storico. Perché eh, così come diceva qualche anno fa eh, il Calcio Illustrato, la rivista per, eh, della Lega Nazionale Dilettanti, pare che saremmo al terzo posto in Italia dopo la Domenica Sportiva di Rai 1 e il processo di Biscarte. Quindi, insomma, sarà un evento particolare. Non è facile raggiungere le mille puntate. Ringrazio innanzitutto eh, Nostro Signore che mi ha consentito, comunque, di essere 27 anni ogni domenica insieme al vastissimo pubblico di Domenica Sport. E mi auguro, perché no, di continuare ancora per un po', però, insomma, perché, francamente, arrivate a un certo punto, poi bisogna anche avere eh, la sensazione di, eh, di, di, di quello che è anche il passare degli anni, dell'età. Mi hanno chiesto in molti, noi abbiamo invitato solo gli amici di Domenica Sport, alla puntata 1000, che ci sarà al Coriolis giovedì, a partire dalle ore 20, lo dico perché qualcuno me l'ha chiesto se evidentemente si cenava: evidentemente no, perché inizia la, la diretta televisiva alle 20.30 e è come se, per esempio, tale e quale show eh, che si fa in diretta oppure qualsiasi programma di Canale 5 o di Rete 4. Eh, se mentre si fa il programma si, si, ehm, si, si stesse poi alla fine cenando, Insomma, si perderebbe anche il senso di quello che è eh, proprio l'avvenimento. Comunque ci sarà un dolce per tutti, alla fine è una bicchierata, un brindisi bene augurante per, per tutti. Allora Annalisa, ci sei? Ecco di qui. Ci sono direttore, buonasera, buonasera, a buonasera a lei, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ricordo appunto che questa è la puntata numero 999 quindi eh, è arrivata la puntata tanto attesa, la 1000 che ci sarà eh, giovedì di questa settimana e io ricordo che come tutte le domeniche oggi potete seguirci anche dall'Abruzzo e dal Lazio, dall'Abruzzo sul canale 749 del Digitale Terrestre, a proposito di questo direttore saluto un ristorante che ho saputo che ci segue tutte le domeniche da Roma che è Le Villette e, e poi ricordo il canale dell'Abruzzo che è il canale 99 e tv6. Abbiamo creato anche un evento per, per questa bene. festa che noi faremo, quindi tutte le persone che vogliono partecipare possono andare anche sul, sulla pagina di Facebook. Sulla pagina Facebook, va bene. Allora, prima di leggere poi eh, i risultati, vedere che cosa è accaduto in questa domenica, ieri abbiamo aperto il TG Sport eh, associandoci al dolore della famiglia per la scomparsa di Carlo Marcucci, nostro grande amico di Toro che ha giocato tanti anni al calcio, è stato anche assessore allo sport nel comune alle porte di Campobasso. Ebbene, ieri il Toro ha giocato con il lutto a braccio a Ripalimosani e la società Hermes Toro lo ha voluto salutare con questa frase che leggo testualmente. Forse il modo migliore per onorare la tua memoria è continuare a lottare per i colori dell'Hermes Toro così come hai fatto tu, prima come calciatore e poi come dirigente, anche quando le forze ormai venivano a mancare. Oggi l'Hermes Toro in lutto, il calcio torese perde il numero 11 più forte di tutti i tempi. Ora che giochi tra gli angeli insegna anche a loro come calciare con il sinistro. Questa è la dedica, me l'ha portata il mio amico sindaco di Toro, Angelo Simonelli, e noi l'abbiamo voluta leggere perché è particolarmente significativa. Allora Annalisa, andiamo a vedere che cosa intanto è successo sui campi a partire dalla schedina Totocalcio sì, e poi scendiamo a tutte le categorie. Partiamo. Ecco la schedina Atalanta-Cesena 3 a 2 1, Genoa-Milan 1 a 0 1, Parma-Lazio 1 a 2 2, Inter-Udinese, eh, anche La Messia-Barletta si sì, sono posticipate, anche alessandria feral e anche Reggiana-Savona. Eh, proseguiamo con gli altri risultati di schedina: Pordenone-Monza 0 a 1 2, Grosseto-San Martino 2 a 1 1. San Martino. Samarino, scusate, eh, Sant'Arcangelo Gubbio 0-0X, Aversa Paganese 1-2, 2, 2 poi Lumezzane Cremonese 1-1X, Carrarese Ascoli 0-0X e eh, Catanzaro Casertana 0-1 2. Ed ora passiamo alla classifica della Serie A. Mantiene la postazione alta della classifica Juventus con 35 punti, seguita dalla Roma con 32, Genoa 26, Napoli 24, Lazio 23, Sampdoria 22, Milan 21, Fiorentina 20, Sassuolo 19, Udinese 18, 18 anche per Palermo, Inter 17, Empoli 15, Verona e Atalanta 14 punti, Torino 13, Cagliari 11, Chievo 10, Cesena 8 e Parma chiude la classifica di Serie A con 6. 6 punti. Ed ora passiamo alla Serie B e partiamo dai risultati. Avellino-Crotone 1-2, Bari-Carpi 0-1, Catania-Bologna 2-2, Frosinone-Ternana 0-1, Lanciano-Trapani 2-2, Modena-Livorno è da disputare, Perugia-Latina 0-0, Provercelli-Pescara 0-4, Spezia-Cittadella 0-0, Varese-Entella 2-2 e Vicenza-Brescia da disputare. Ed ora la classifica. In vetta la classifica Carpi con 33 punti, Frosinone 29, Bologna 27, 26 punti, Per Spezia e Trapani, Livorno 25, Lanciano, Avellino anche 25 punti, Perugia 24, Ternana 22, Modena e Provercelli 21. A 20 punti invece abbiamo Vicenza, Pescara e Catania, Brescia e Bari 19, Entella e Crotone 17, Varese 16, Cittadella e Latina 15 punti. Ed ora passiamo alla Serie D e vediamo i risultati per questa giornata. Castelfidardo, Chieti 1-0, Celano, Fermana 0-2, Civitanovese, Amiternina 4-1, Fano, San Nicolò 2-0, Giulianova, Vispesaro 1-0, Olimpia Campobasso 0-2, Recanatese, Maceratese 1-1, San Benedettese, Matelica 2-0 e Termoli, Jesina 0-4. Ed ora passiamo alla classifica della Serie D. Maceratese apre la classifica con 32 punti, Civitanovese 30, Fano 28, San Benedettese 27, Campobasso 26, a 25 il Matelica, Iesina 22, Chieti 20, Giulianova 19, a 18 San Nicolò e Amiternina, Fermana 15, Recanatese 14, Castelfidardo 13, Olimpia Agnonese 10, Vispesaro 9, chiudono con 8 punti Celano e Termoli. Ed ora passiamo all'eccellenza, ecco i risultati. Vairano Montaquila 2-2, Casalnuovo Venafro 1-4, Olimpia Riccia Fornelli 4-3, Roccaravindola Cliternina 3-0, Roseto Vasto Girardi 1-4, Sesto Campano Gioventù Dauna 0-0, Sporting Matese Isernia 0-1 e Sant'Eliana Gambatesa 2-3. Ed ora la classifica. In cima alla classifica Gioventù Dauna con 35 punti, Sernia 34, Vasso Girardi 29, Verano 23, Vindole e Sesto Campano 22, Venafro 20, eh, Sporting Matese 19, Olimpia Riccia e Gambatesa 18, Montaquila 14, Casalnuovo 12, Fornelli 11, Cliternina 9, Sant'Eliana 6 e Roseto chiude la classifica dell'eccellenza con 4 punti. Ed ora vediamo i risultati anche per la promozione. Alife Magliano 2-1, Campo di Pietra Montenero pareggio 0-0, Castelmauro San Martino 4-2, Petacciato Nuovo Vinchiaturo 0-2, Cerce Maggiore Frentania 3-2, Prata Macchia 0-3, ripalimosani Ermestoro 1-1, Spinete Pentra Montecorvino 0-2. Ed ora la classifica. In vetta la classifica Macchia e Montecorvino insieme anche a Campo di Pietra con 26 punti, Spinete 24, Montenero 23, Alife 21, a 20 c'è cioè San Martino e Petacciato, Prata con 18, Castelmauro 16, a 15 Cerce Maggiore, Nuovo Vinchiaturo 13, Torre Magliano e Frentania 12 punti, Ermestoro 11 e Ripalimosani chiude con 6 punti la promozione. Va bene, nel corso della trasmissione, naturalmente tutti gli altri risultati li vedrete scorrere in sovraimpressione dei campionati delle squadre Molisane. Sono in attesa sempre di collegarmi con Isernia e Termoli, con le nostre redazioni di Termoli e Isernia. Vedo inquadrato Pino Somma, quindi privilegiamo la diretta. Buonasera, Pino. Buonasera direttore dalla redazione del Basso Molise, di rientro dal Gino Cannarsa, abbiamo già l'ospite con noi che è Simone Natali, portiere del Termoli, Termoli che ha dovuto ancora cedere le armi in casa, lo ha fatto alla Iesina, ci sono stati un paio di sviste pesanti da parte della Terna Arbitrale, poi li analizzeremo con voi in diretta, eccolo qua, Simone Natali, buon pomeriggio, buona serata anche a Simone Natali, parleremo di questo Termoli in attesa di rinforzi in attesa di rinforzi importanti per risalire la classifica. Attualmente è una gradatoria quella che dice male alla formazione giallorossa relegata all'ultimo posto. Va bene, ringraziamo anche Simone Natali, naturalmente appena è pronto il servizio Pino avvisaci, così lo mandiamo in onda. Presento anche gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, li possiamo così inquadrare. Eccoli qui alla destra del teleschermo Angelo Santoro, responsabile del settore giovanile del Campobasso buonasera Angelo buonasera, ieri buonasera. vi abbiamo seguito siete tornati al successo Sì, questo è il secondo successo consecutivo e credo che Sì, perché avevate vinto anche la domenica abbiamo perso l'ultima in casa abbiamo perso l'ultima in casa col Celano poi e avete vinto Agnone abbiamo vinto Agnone abbiamo vinto. quindi ci siamo confermati come migliore squadra juniores in questo momento con dei ragazzi veramente straordinari in classifica come state? Diciamo che siamo un quinto posto, abbiamo un quinto posto, però a me sinceramente, personalmente non interessa tanto il risultato della classifica quanto il risultato della crescita dei ragazzi che è Anche perché voi avete fatto una scelta particolare, no? State sì. giocando con... 97-98. Di... Eh, un anno potreste giocare anche con i 96, invece avete fatto Perfetto. questa scelta. Non abbiamo 96, quindi diciamo che stiamo con un anno indietro rispetto agli altri. Addirittura abbiamo qualche 98, un 4 ragazzi che sono 98, e stiamo puntando a fare diciamo, quello che il proseguo delle scuole calcio: a far sì che questi ragazzi cominciano a lanciarsi nel mondo professionista. Insomma. Va bene, poi ne parleremo diffusamente, poi abbiamo eh, il nostro amico Domenico di Giampietro. Domenico di Giampietro, Pietro, detto così, sì, no, no? No? <ride> sembra un nome e cognome abbastanza anonimo, in effetti tu e Renata Marano siete eh, i, tra i protagonisti diciamo, dello spettacolo, sarete intanto presenti no? giovedì, insieme sì, a noi, sì. però insomma voi lo spettacolo lo fate sopra soprattutto sulle navi. Eh sì, eh? Sono... lavorate con l'MSC. MSC, MSC Crociere, sì. Mm. Sono sì. circa 12 anni che lavoriamo con questa compagnia e quindi anche quest'inverno. Infatti sabato stiamo per partire. Siete, no, perché dobbiamo dirlo, No, che abbiamo avuto veramente, io ho avuto veramente fortuna con voi. Perché sì. siete sbarcati quando? Il 14. Siamo sbarcati la, il 23 novembre. il ah, 23 novembre. Sì. E ripartite sabato. Il 14 dicembre. 14 dicembre. Sì. Quindi andrete altri quattro mesi, mi pare, sì. di contratto. E, e dovevate, diciamo, diciamola proprio tutto, dovevate ripartire il 10? Esatto, e quindi, sì, a Palermo e dice, poi Purtroppo verremmo avemmo... alla puntata 1000, però non ci siamo. Poi invece la nave? Eh no, dovevamo imbarcarci a Palermo, poi siccome... <coughs> La nave sta ferma a Palermo per, diciamo, per, chiamiamola una, come una specie di revisione, Di no? lifting, dai. Esatto. Eh. E hanno spostato la partenza per noi musicisti, artisti, da Palermo a Genova e a Genova il 14 praticamente. Va bene, insomma, buon per noi che evidentemente che sarete insieme a noi, quindi canterete, no? ci, ci delizierete, perché io lo so che siete molto bravi, però avrete l'opportunità di dimostrarlo non beh. soltanto la gente che sarà al Coriolis, ma tutto il vastissimo pubblico che ci seguirà in diretta televisiva, perché noi andiamo in diretta televisiva. Voi avete un repertorio mai detto di quante canzoni? Eh, abbiamo oltre 5.000 canzoni, sì. Ci credo, 12 <ride> anni su, sulle navi. Di di, chiaramente di tanti generi. Mi sembra giusto. Chiaramente siete dei grandi professionisti perché insomma eh, sulle navi non è che chiamano chiunque no infatti è molto selettiva la, la scelta sì 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 Non Va è facile bene. non è facile andarci dai non è facile no. e poi abbiamo Silvio Tedeschi attaccante dello Spinete Silvio oggi vi è andata male buonasera, buonasera e bentrovati sì oggi è andata male abbiamo perso 2-0 nonostante abbiamo disputato una buona partita fatto stare nel calcio con dei risultati e quindi è andata male Ecco, ma eh, venerdì ci sono state anche le dimissioni dell'allenatore Matteo Varanese. Che salutiamo, vogliamo l'occasione per salutarlo. Sì, quindi, oggi chi è andato in panchina? Eh, oggi eh, il mister Varanese è stato sostituito da Alessandro Del Riccio. Credo che la società punterà su di lui per il proseguo. Questo non, non lo so e quindi non mi permetto di dire altro. Fatto sta che sono arrivate le dimissioni inaspettate del mister Varanese che comunque stava facendo bene. Eh, e siamo rimasti tutti un po' così sorpresi. Adesso speriamo, comunque, di ritornare a fare bene e vincere le prossime partite. Va bene. Allora, in attesa di collegarmi con Isernia, anzi chiedo alla nostra Daniela Ziccardi di verificare un attimo il collegamento con Isernia. Allora, eh, rendiamo omaggio proprio ad Angelo Santoro, perché abbiamo parlato della Juniores del Campobasso che ieri ha ottenuto il secondo successo consecutivo, ha battuto il Termoli due derby consecutivi entrambi vinti dalla compagine rossoblu. Allora, vediamo questo servizio Per la tredicesima di andata del campionato Juniore, Salvenditti di Gambatesa, il Campobasso ha spitato e battuto il Termoli 3-2. Partono subito i padroni di casa con un bel tiro di Tucci al quinto, parato da Romano. Dal seguente angolo è Bravo Piloni a salvare sulla linea. All'undicesimo ancora Campobasso, questa volta è Schipani che ci prova con un tiro da fuori aria, ma il numero uno giallorosso si fa trovare pronto. Al ventitresimo, occasionissima per il campo basso, punizione battuta da Antoniani, ma Progna non riesce a finalizzare. Gol mangiato, gol subito, un minuto più tardi Marconetti riceve palla direttamente da centrocampo, scatta sul filo del fuorigioco e con un destro al volo beffa un incolpevole Pescolla. Si sblocca così la partita in favore degli ospiti. Prova a riscattarsi il campo basso con un tiro di Carmosino al 29esimo che termina al lato. Si chiude così la prima frazione di gioco. I secondi 45 minuti si aprono con la rete del pareggio. Al sesto Carmosino di sinistro colpisce prima il palo, poi la sfera finisce in rete. Ancora Carmosino protagonista due minuti più tardi che da calcio d'angolo indirizza la palla sulla testa di Progna, che manca l'appuntamento con il gol. Al tredicesimo passa nuovamente in vantaggio il Termoli. Di Giorgio riceve palla dalle retrovie e con un pallonetto insacca la sfera alle spalle di Pescolla. L'entusiasmo dei giallorossi però dura poco. Al diciottesimo, infatti, il campo basso segna il gol del 2 2. Dalla porta Pescolla lancia Guglielmi, l'assist per Maurello è impeccabile ed il neo entrato accende nuovamente le speranze dei rossoblù. Bello il gesto atletico di Monte al trentunesimo, ma è tutto inutile perché è in fuorigioco. gioco. Due minuti più tardi ci provano ancora i ragazzi di Rienzo: mischia in aria, l'ultimo a toccare è Guglielmi, ma la difesa giallorossa respinge sulla linea. Al 38 ⁇ il campo basso capovolge il risultato. Assist dalla destra di Mauriello, la sfera arriva a Perrella che col destro sigla il punto del 3-2. Dopo quattro minuti di recupero il signor Maddoni di Sernia fischia la fine. Il Campobasso, dunque si aggiudica il secondo derby di fila. Sabato i rossoblù faranno visita al San Severo. Al termo gli resta la mare in bocca. Il prossimo fine settimana proveranno a conquistare i tre punti in casa contro il San Nicolò, una partita almeno sulla carta alla portata degli Adriatici. Ecco, allora questo era il servizio. Abbiamo visto insomma, un successo meritato. Angelo, tra l'altro, eh, mi hanno detto che c'è stato qualche episodio di intemperanza da parte della, eh, dei ragazzi del Termoli negli spogliatoi di Gambatese. Insomma, hanno fatto qualche piccolo danno. Però, insomma, non parliamo di questo. Parliamo della tua squadra. Che insomma tu sei partito quest'anno con, con, quando hai ricevuto l'incarico con, con una bella idea. Secondo me la stai portando avanti. Allora. E, e quindi insomma onore a te perché veramente stai cercando di portare avanti delle idee per, per la squadra juniores rossoblu. Per quanto riguarda questo progetto è un progetto che è a a lungo raggio. Il problema è che ci sono grosse difficoltà nel concepire e nel organizzare. Quest'anno diciamo il primo anno è stato un po' traumatico, nel senso che le scuole calcio hanno dovuto digerire un po' questa idea. Ora sto cercando. Cioè, praticamente l'idea qual era? Quella di darvi le allora, elementi il problem... migliori. Il problema è questo: che c'è un vuoto delle scuole calcio. Una volta che le scuole calcio finiscono il campionato allievi, questi ragazzi si sentono sono sperduti, quindi o si avventurano in campionati di categorie molto basse oppure restano senza una direttiva. L'obiettivo è quello di dare proprio la vetrina che serve alle scuole calcio del Molise per poi cercare di ampliare il progetto, perché il progetto quest'anno a dicembre cercheremo di dialogare anche con i campionati di eccellenza, con qualche serie D del territorio, quindi non è riferito, quando molte volte sento dire ma questo progetto non guarda i ragazzi, sto il problema è questo, che non significa che un ragazzo che entra nel, nel Campobasso deve giocare per forza nel Campobasso Calcio può giocare in eccellenza, può giocare in Serie D in un'altra piazza, però l'importanza è che questo progetto possa servire veramente alle scuole calcio. In quest'anno diciamo che le scuole calcio si stanno sforzando di cercare di concepire, così anche gli allenatori devono capire che è importante in quest'anno particolare di dare immagine al progetto e lasciare da parte un po' a volte anche l'agonismo calcistico. Senz'altro, allora ringrazio tutti gli amici di Macchia Valfortore che ci hanno mandato un messaggio, cioè in 999 puntate non mi era mai capitato di leggere Viva Telemolise, ci hanno scritto da Macchia Valfortore, vi ringrazio, vi, vi abbraccio tutti, Macchia Valfortore è uno dei paesi diciamo, che amiamo di più, li amiamo tutti, però insomma, ci sono dei paesi come Macchia Valfortore, Toro insomma e qualche altro che Evidentemente eh, sono di più nel nostro cuore, ma per trascorsi giovanili, insomma, che eh, sono cose accadute tanti e tanti anni fa. Però insomma abbracciamo Mingo e veramente tutti gli amici di Macchia. Allora io volevo eh, ancora non mi posso collegare, vero? credo attendo risposte dalla regia. Con, eh, con, eh, con eh, Rosanna Esposito che dovrebbe essere in campo, eh, dovrebbe essere in redazione di Sernia. Leggo soltanto questa nota che mi è arrivata, me l'ha mandata Mario Spaziano, quindi è una nota firmata, perciò la leggo. E mi dice che a seguito dell'ennesimo arbitraggio contro la SD Colli al Volturno martedì presenterà ufficialmente una nota alla FGC con la quale la società collese si ritirerà dal campionato di prima categoria Girone A. Poi mi dice autorizzo a leggere questa notizia. Siamo giunti ad un punto di non ritorno. Siccome lo conosco. Mario Spaziano, so io ripeto sempre, quando non ci sono a vedere le partite è difficile dare dei giudizi sull'arbitraggio, se non ci sei. Però insomma, conosco questa persona che è una persona seria e quindi eh, voglio ringraziarlo per questa nota, mi auguro che non lo faranno, che non si ritireranno dal campionato, perché io penso che bisogna sempre partecipare, solo per questo. Allora, anche un messaggio, stai vedendo i messaggi perché sì, stasera è ti, messaggio... no, ti sospendo altro che <ride> No, no, direttore le ho letti, <ride> in effetti da Macchia Val non c'è stata una domenica da quando io sono qui che non è arrivato un messaggio. Ogni vero, domenica vero. si ricordano di noi così come anche Vittorio Reale che salutiamo, poi c'era un messaggio per il nostro gi giocatore qui in studio, un saluto affettuoso. E poi direttore c'erano altri messaggi, uno era relativo al mister del Fornelli. Come sempre c'è anche qualche polemica. Comunque, mano a mano mi aggiorno e approfitto per ricordare il numero perché inizio puntata non l'ho detto. Quindi, per chi non lo ricordasse, ah, mi fa piacere anche oh... questo messaggio che sta passando adesso perché, praticamente, è un messaggio che viene dagli Oltrade e Riccia che domenica scorsa avevano avuto probabilmente qualche piccolo calo di tensione però vabbè non, noi non abbiamo riferito niente mi fa piacere che a riccia ci seguono lo so riccia è uno di quei paesi con sandro moffa lo stesso presidente davide morrone vittorio reale ma soprattutto la famiglia tronca che abbraccio veramente in maniera eh, incondizionata dal papà donato alla, alla signora ai figli michele valentina e Antonella, e quindi Riccia, è un'altra roccaforte, diciamo un'altra sezione staccata di Telemolise. Li ringrazio veramente tanto. Ci fermiamo un paio di minuti. Sì, ci fermiamo per una breve pubblicità, e vi ricordo il numero che è 331-265x2. A Tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. Autoricambi Viscovo vince in risparmio. Batterie Arexons X Power a partire da 44 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Tisernia. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di Damico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. La garanzia di un sorriso ve la dà lo studio dentistico del dottor Santo Garocchio. Igiene orale preventiva e interventi di chirurgia dentale con moderne apparecchiature. Implantologia, chirurgia computer guidata, odontoiatria estetica infantile, analisi salute denti e gengive. A Campobasso, in via Corso Vittorio Emanuele 41, info 0874 41 82 62. Domenica Sport, in collaborazione con... D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Qui per la puntata numero 999, ringrazio naturalmente tutti coloro che ci stanno mandando messaggi anche perché non sarà possibile farlo giovedì per la puntata 1000 per, uh, perché la faremo in diretta dal Coriolis di Campobasso. Saluto Gianni Bruno. No, ancora non sei microfonato, però ti saluto lo stesso perché tra poco, naturalmente, ci parlerà anche di questo successo del Campobasso 2 a 0 ad Agnone nel derby eh, con un episodio da chiarire sul primo gol, io l'ho visto in diretta, mi sembrava, mi sembrava effettivamente che ci fosse fallo. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera, a tutti, sì. Confermo le tue parole. È spento ancora il microfono, Gianni. Cerchiamo di essere dire, attenti a tutto, mentre eh, appunto saluto nella nostra redazione di Sernia perché mi dicono che adesso abbiamo sistemato il ponte eh, con la nostra redazione di Sernia. Eccola qui inquadrata, più bella che mai. Eh, Rosanna Esposito, buonasera Rosanna. Buonasera direttore, buonasera Annalisa. Come avete anticipato abbiamo seguito il derby dell'Alto Molise tra Agnone e Campobasso, uh, derby bello, una partita bella in, uh, in campo ma anche sugli spalti. Il Civitelle Gremito, tanti tifosi rosso tanti tifosi... Granata, una bella, una bella giornata di sport. Ecco, peccato per, questo, eh, per queste polemiche sul, sul primo gol del Campobasso, Di tutto questo potremo parlare anche con eh, l'ospite dell'Olimpia del Giondo. Un... Buonasera Antonio. E Buonasera. tra pochissimo insomma, potremo vedere questo, questo derby del, del Civitelle. Va bene, va bene. Allora tra pochissimo vedremo il derby del Civitelle, abbiamo anche un ospite dell'Olimpia Agnonese, Gianni, adesso dovresti sentirti. Sì, buonasera di nuovo, allora confermo quello che hai detto eh, nel senso che il gol di eh, Lazzarini al ventunesimo del primo tempo è viziato da un stop con il braccio da parte di Scudieri, tra l'altro documentato in diretta televisiva nel corso di A Tutto Campo per il resto dobbiamo dire che l'Agnone ha tenuto davvero bene testa al Campobasso e, e che ha combattuto su tutti i palloni, purtroppo aveva delle carenze in attacco e si sono viste, il Campobasso con un gol per tempo ha portato via l'intera posta. In palio e ehm, diciamo ci sono state delle proteste da parte agnonese anche per il gol del 2-0 realizzato da Torino per un presunto fuori gioco del numero 10 dello, eh, del Campobasso. Quindi rivedremo sia l'1-0 che il 2-0 del Campobasso perché ha fatto scaturire delle proteste da parte locale. Io direi eh, onore all'Agnone perché ha disputato davvero una gran bella partita. Più di così davvero non poteva fare un palo una traverso, un rigore chiesto e eh, ha messo in difficoltà il Campobasso che eh, è migliorato. Dal punto di vista difensivo, Farina ha detto che ha lavorato molto sotto questo aspetto dopo la sconfitta contro il Fanno. Non si annunciano sostanziali interventi di mercato per quanto riguarda eh, la finestra invernale. Va bene, allora hai fatto bene ad anticipare queste cose, poi tra poco vedremo il servizio che sarà montato dalla nostra redazione di Isernia e eh, dunque andiamo a vedere adesso invece perché ho parlato del, del campionato di Serie D la vittoria nel derby del Campobasso mentre il Termoli ma anche qui ci sono stati un paio di episodi io l'ho visto in diretta molto molto dubbi e quindi il Termoli ha perso con la Jesina 4 a 0 al Cannarza mi dicono che è pronto il servizio vediamo un Termoli ancora imbottito di giovani costretto a cedere le armi in casa lo fa cedendo alla lanciata Jesina che passa al Gino Cannarsa addirittura con un poker 4 a 0 nulla da fare per la compagine giallorossa in gara per più di un'ora tiene testa alta la formazione di mister Casu eh, che riesce in qualche modo a mantenere il ritmo partita per oltre un'ora poi crolla sotto i colpi della compagine sicuramente più esperta Marchigiana pronti via è il Termoli che non riesce a sfruttare il Regalo dopo tre minuti con Santoro che arriva con un pizzico di ritardo sul retropassaggio della retroguardia Marchigiana. Subito velocissima la squadra iesina che si fa vedere con questo affondo al sesto minuto da parte di Trudo con la palla che termina sul palo, torna in campo e poi la retroguardia del Termoli con Natale. In qualche modo riescono a sventare la minaccia. Cerca soprattutto la squadra ospite. Qui il tentativo in girata da parte del centravanti Traini e Natali è lì, prontissimo a dir di no alla conclusione. Cresce il Termoli che sale in cattedra. Si vede subito Santoro. Qui la conclusione deviata che termina abbondantemente sul fondo. Più tardi ci proverà un attimo, più tardi anche eh, Galliano. Poi questo lancio in profondità non c'è il fuorigioco. Viene tenuto in riga Santoro dalla retroguardia della Jesina, vedono però il contrario, la vede il contrario la terna arbitrale sul capovolgimento di fronte Trudo fa secco Natali, aggira completamente la retroguardia giovanissima del Termoli, in diagonale trafigge il portiere Reatino per il gol, quello che dà il vantaggio da parte della sicurezza alla compagine marchigiana il Termoli si fa vedere con il tentativo di dispoto che gira di testa il solito calcio piazzato di Caprioli con la palla e termina sul fondo con Immagini montate da Alessandro Nardella, siamo nella ripresa. La formazione giallorossa mantiene sicuramente a testa alla squadra. Eh, Marchigiana che si fa subito vedere dopo 6 minuti con questo lungo lancio in profondità. Retropassaggio di dispoto arriva sul pallone Traini che gira in mezzo il pallone. La penna in qualche modo riesce con il sinistro a allontanare la minaccia che era più che seria. Ha ancora la Jesina, il cross lungo perfetto da parte di Brighi. Palla allontanata. Pallone che viene rimesso in mezzo. Trudo che assiste. La conclusione in corsa da parte eh, di Ambrogi. Sulla linea questa volta Arbotti a dir di no alla conclusione della formazione Jesina. Il termone in gara però Santoro riesce a duellare benissimo con Mattia e poi va a offrire un pallone su un piatto d'argento a Fulvio la conclusione in corsa dello Juniors con la palla incredibilmente sul fondo e come spesso accade nel calcio da gol mangiato a gol subito minuto numero 20 la costruzione eh, dalla sinistra per il pallone che arriva in area di rigore fa quello che può l'estremo difensore del Termoli Natali però Tittarelli da poco, da poco in campo si rileva ancora di più giustiziere del Termoli con il piatto Tone Vincente va a realizzare il gol del 2-0. Sale in cattedra la formazione marchigiana con un trudo in più. Il Colored se ne va sulla destra. Salta eh, Galliano. Arriva sul fondo, mette in mezzo un pallone. Il rientrante di Tarelli arriva in corsa con il pallone. Scarica in rete nella selva di gambe della retroguardia del Termo. Il gol del 3-0, quello che dà la sicurezza praticamente alla formazione Jesina. Crolla la squadra termolese sotto i colpi della compagine marchigiana e qui il piattone vincente in corso è di Train, la palla che colpisce la parte alta e poi ricade in terra del, del rettangolo di gioco. L'assistente eh, segnala il gol per la compagine della Jesina, però le immagini... Eh, testimoniano che il pallone non ha assolutamente varcata la linea di porta, ha regalato il 4-0 alla Riesina. Finisce così al Gino Cannarsa con i marchigiani che spugnano con un poker il rettangolo del Gino Cannarsa. Allora abbiamo visto il servizio. Chiedo intanto al nostro amico eh, dunque Simone Natali. Simone, eh, dunque la situazione non è in questo momento, non, non, non credo che sia Florida. Insomma, da quello che percepiamo qui. Eh, beh, di certo non è una una bella situazione. Eh, oggi siamo andati in campo con... Eh, la maggior parte eravamo under, considera. Eh, solo 2,92. Eh, abbiamo peccato anche l'inesperienza, diciamo. Molto. Certamente, abbiamo visto Pino Somma soprattutto in occasione del terzo gol, praticamente eh, i giocatori della Jesina hanno segnato tra 5 e 6 giocatori del Termoli. Sì, sono stati anche fortunati. Però io credo che l'ago della bilancia della partita sia stata quell'occasione sprecata sull'1-0, quando Fulvio ha avuto l'occasione buona per ristabilire il confronto. Ha tirato forse troppo in fretta con il sinistro, poi sul capovolgimento di fronte è arrivato quel gol. Però nel primo tempo, noi abbiamo rivisto un attimo le immagini, il gol di Santoro, secondo me era era regolare perché il giocatore era sì col corpo più avanti però con parte del, dei piedi era ancora in linea quindi era tenuto in linea dall'ultimo difensore della Jesina e probabilmente lì eh, c'era la posizione regolare io volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la partita di ieri visto che siamo stati sommersi di chiamate eh, soprattutto dalla dirigenza del termo di calcio dove eh, secondo l'ha detto stampa sono usciti dal, dal rettangolo di gamba tesa sereni giocatori del Termoli senza aver lasciato traccia di niente quindi senza aver fatto nulla avendo lasciato gli spogliatori praticamente allora senti intatti, Vino allora senti un, po', eh, sentimi un po' perché allora io già allora mi devi sentire perché ti interrompo perché mi devi sentire perché guarda che a, a me l'informazione l'ha data qualcuno di gamba tesa capito non è che l'ha portata Anzi, Angelo Santoro non sapeva assolutamente niente di questa cosa qua. Mi hanno detto i responsabili dell'impianto di Gambatesa che c'è stato qualche suppellettile rotto. Ora può darsi anche che la società del Termoli non sa nulla, io non c'ero, tu non c'eri, quindi sai, non è che Io non posso condannare, ma tu non puoi nemmeno assolvere perché io e te non c'eravamo. Siccome abbiamo avuto questa informazione dalla, eh, dai responsabili dell'impianto di Gambatesa, io ci devo per forza di cose credere, poi se non è così, meglio voglio dire. Però non facciamo le assoluzioni sui si dice. Io non condanno nessuno perché io ho riferito soltanto la notizia. Io non ho parlato male di nessuno. Non è che ho detto eh, qualcosa, non ho condannato, non ho espresso nessun giudizio definitivo. Non lo fare nemmeno tu, però, perché tu non c'eri e non puoi assolvere nessuno. A me l'hanno detto i responsabili del campo di Gambatesa, se non sono impazziti. Qualcosa sarà successo, ora lo verificheremo, se non è vero chiederemo scusa eh, a nome anche di quelle persone di Gambatesa che ce l'hanno detto. Però insomma non parliamo di cose che non abbiamo visto, abbiamo riferito questa notizia, ora io non, non condanno, ma tu non assolvere perché non c'eri nemmeno tu. Insomma andiamo avanti, facciamo qualche, domanda, facciamo qualche domanda a Natali e poi vediamo anche la pagella. Sì, volevo chiudere questo discorso di Gambatesa perché tra l'altro negli spogliatoi col Termoli c'era proprio il nostro collaboratore Amedeo che lui è stato uno degli ultimi ad uscire ed è rimasto stupido. Allora da continuiamo, vabbè, continuiamo. Vabbè, allora continuiamo. Vabbè, dai, allora vogliamo fare qualche domanda allora, a Natali? Simone Natali, eh, Yesina sicuramente con un passo in più rispetto al Termoli, loro avevano tanta esperienza da vendere lo hanno dimostrato contro la vostra giovanità. Eh, beh sì, però diciamo che anche con la nostra inesperienza eh, noi abbiamo dato tutto, eh, ci sono stati due episodi tipo il fuorigioco di, di Santoro che per me non c'era, ora rivedremo le immagini penso, no? che se lì andiamo sull'1-0 la partita potrebbe anche mettersi in un altro modo, no? penso. Senti, per quanto riguarda questa squadra ha bisogno sicuramente di rinforzi, eravate tutti giovani, la società ha promesso che già in settimana arriverà qualcuno, soprattutto di peso, per garantire quel salto di, di qualità ad una squadra che ha bisogno di punti perché attualmente siete ultimi in classifica. Eh, sì, la settimana prossima dovrebbero arrivare altri giocatori, eh, speriamo che ci metteranno tutto quello che hanno per aiutarci a salvare. Intanto c'è già qualche giocatore nuovo che ha raggiunto il Gino Cannarsa, giocatori che devono ancora arrivare alla firma, c'è Coccaro mm. che giocava ultimamente a Malta, è arrivato anche Simonetti che si è allenato in settimana e c'è anche Scarano. Qualche giocatore ovviamente in più che dovrà eh, raggiungere l'accordo con la società prima di scendere in campo. Va bene, adesso intanto vediamo la pagella, poi vediamo anche un episodio perché Gianni ne ha selezionato uno, credo che si tratti dell'episodio del quarto gol, poi domani a Molise a calci vedremo anche eh, l'azione del fuorigioco che il gol ha annullato al Termoli per fuorigioco. Allora Analisa, sì, vediamo, vediamo la pagella. Sì, la pagella dei ragazzi di Mister Casu, pagella del Termoli. La pagella in collaborazione con FID Italia, agenzia Somofin, a Campobasso in via Garibaldi, a Termoli in Corso Umberto, Natali 6, Gagliano 5, Scarpone 6, Arrotti 6, Arbotti scusate 6, Dispoto 6,5, La Penna 6, Simonetti Raffaele 5,5, Caprioli 6, Santoro 6,5, Mattia 6, Fulvio 6 ed Entrato Pugliese con 6 e Manes senza voto. Allora Gianni, ce l'hai questo episodio? Sì, del allora. quarto gol. l'episodio relativo al quarto gol della Jesina. Vedete i marchigiani che affondano con questo pallone. Anzitutto c'è da notare subito come un giocatore del Termoli si è qui eh, riverso a terra ehm, lateralmente nell'area di rigore del Termoli stessa. Poi l'attaccante della Jesina va a realizzare, girandosi questo, eh, questo pallonetto che sbatte sotto la traversa il portiere del Termoli è fuori e poi... Ecco, vedete, ecco, ci dobbiamo fermare qui in questo preciso istante quando dobbiamo valutare se il pallone è entrato o meno. Eh, non sembra, ecco dobbiamo. No, C'hai un'immagine anche successiva, non so se l'avete passata perché Pino ci ha messo una nazione rallentatore che si vede, mi parla, la nuvoletta. Ecco, Eccolo sì. qua. Allora, questa è più zoomata. Eh. Questo è il momento vedi, in cui batte se non mi sbaglio, fai avanti, perché se non mi sbaglio si alza la nuvoletta. Vedi? Ecco, sì. Quindi questo è il momento. Ecco, si alza la nuvoletta di gesso. Che significa che si alza la nuvoletta, Silvio Tedeschi, che non può essere gol. Non è gol, è linea e quindi. Perché ricordiamo il regolamento, vero Gianni? Che per essere gol il pallone deve aver varcato completamente la linea, la linea bianca. Se si vede la nuvoletta della linea bianca, Silvio, è vero, è come la proprietà transitiva questa. non è gol, quindi c'è stato un abbaglio dell'arbitro. Ma d'altronde. Questi episodi si verificano spesso, l'abbiamo visto pure con il gol di Montari che la palla è entrata e non è stato convalidato. Signora Marotta di Sapri, l'arbitro. La signora Marotta di Sapri. No, volevo chiederti un'altra cosa Silvio, ma eh, per quanto riguarda invece il giocatore a terra, insomma lì è, dipende perché teoricamente deve intervenire l'arbitro, se non mi sbaglio, per fermare sì, il sì, gioco. Sì, sì. Però eh, la squadra che attacca, che sta vincendo già 3-0, io penso che il pallone fuori lo butta, no? Possiamo dire che almeno non hanno avuto il savoir-faire questi della Jesina. Vabbè, questo sì, anche se in quelle situazioni è difficile perché, comunque, si è presi dalla foga di far gol, quindi in quei secondi uno non riesce neanche a valutare l'entità dell'episodio dell o del fallo commesso. Mimmo di Gianpietro, che ne pensi di questo gol dato dall'arbitro? Ma io penso innanzitutto che la palla non sia entrata, quindi gol non, non valido. E poi come dicevi tu, il fatto di, eh, di vedere un calciatore a terra, bah, bisognava forse fermarsi. Dai. Stai vincendo anche 3-0, eh, capito appunto, che voglio dire? Cioè, appunto, non è, sì. cioè la foga che diceva Silvio, sì è vero che c'è voglia di segnare, però insomma... Secondo eh, me in questo caso poteva anche, potevano, potevano anche fermarsi. Che ne pensi sì. Angelo? Ma il calcio è molto bello proprio perché è diverso. No, no, vabbè, il tuo parere. Il mio sapere. parere non era gol, assolutamente. Assolutamente. Per quanto riguarda, per esempio, i tuoi ragazzi, se vedono un giocatore a terra che fanno? Buttano palla fuori. Buttano palla fuori. Per forza. Avete dato proprio questa direttiva. Direttiva che i ragazzi devono apprendere. Il mister sta lavorando molto su questo problema perché purtroppo... Il calcio a volte è anche collaborazione, condivisione, assolutamente. Quindi credo che le squadre giovanili devono iniziare da questi principi sani. Va bene, chiediamo anche a Simone eh, Natale. Simone, Simone, non era gol, no? No, no, è, è impossibile che era gol. Ma io penso che c'è cioè, un arbitro. Stai sul 3-0 è dubbio se il pallone è entrato o meno. Io non lo do il gol. Io penso questo, Pino. Tu l'hai detto in diretta: a parte diretta, che si te... dovevano fermare prima perché c'era di Spodol. So, sono d'accordo. Pino. Io ti ho sentito in dispoto diretta. Tu l'hai detto subito che il pallone non era entrato. Sì, io l'ho detto subito, anche se poi più di qualcuno sugli spalti aveva detto no, la sfera ha leggermente varcato la linea bianca perché l'assistente che era abbastanza posizionato, tipo non so come ha fatto a vedere che la palla ha varcato la linea bianca. Comunque, il gol, il gol non c'è assolutissimamente. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo, però ho visto passare una cosa, Gianni, che eh, hai visto anche tu. No? Adesso non mi voglio soffermare tanto sul, sull'invito a Farina, però tu hai intervistato Cosco. Ma Cosco non l'ha intervistato perché potrebbe venire al campo basso, perché sta no. allenando la Torres. Era un ospite presente Pro. al... Eh, no, al ma l'hai detto tu, eh? Assolutamente, da, sono due settimane che ha ripreso, non ripreso, ha occupato. Ho detto ripreso perché già d'estate si parlava di Cosco alla Torres. No, c'è stato aveva, un periodo. Ecco, aveva lasciato. Quindi sì, ripreso è il termine adatto, ma non, eh, non c'entra nulla farina con eh, Cosco. Va bene, ci fermiamo un paio di minuti, Analisa. La e ritorniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con Damico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. La Fabian è tradizione al passo con i tempi. Al fianco di marchi storici come Paul Shark, Simplimen, Barberi, Faye, Saint-Rose, Hogan e Santoni sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, La Martina, Corneliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. Pizzeria da Libero. A Busso. In via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Ferentino Club. Corsi di minibasket. Scuola calcio. Ginnastica ritmico sportiva. Mini volley. Ginnastica per adulti e terza età. Corsi di ballo. Zumba. Caraibici. Palazzetto dello sport Nuova Comunità Ferrazzano. Seme ha raccolto Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Silvano Ciccarella. Lavorazione articoli: rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano. Info: silvanoci.chiocciolatiscali.it. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 1181. Prefabbricati Tappino. Zona industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. Domenica Sport, in collaborazione con... D'amico Arreda, sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Allora, siamo sempre in diretta per questa puntata numero 999, ancora non abbiamo la possibilità perché abbiamo dei problemi con il ponte. Dalla nostra redazione di Isernia, quindi, evidentemente, aspettiamo che ci mandino le immagini per chiarire anche gli episodi che eh, evidentemente hanno fatto infuriare i tifosi dell'Olimpia dell Agnonese. Allora, eh, Mimmo, eh, quanti anni fa hai deciso che volevi fare questo, questo mestiere, che volevi fare spettacolo? Sulle navi... E tu sei di Boiano, no? Sì. No. Come hai iniziato? Hai iniziato non sulle navi, chiaramente. No, 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 no. <clears throat> da, da tanti anni, sì, sì. È una passione che porto da, sin da piccolo, che ho sempre coltivato anche lavorando, chiaramente, facendo altri tipi di lavoro. Però è da, dal 2002 che faccio solo questo, da quando praticamente siamo stati assunti dall'MSC e allora sono 12 anni, sì. È un che bel lavoro, se... è un bel lavoro, no? Faticoso Beh. perché bisogna suonare e cantare tutte le sere. Sì, in effetti lì sembra sempre festa, eh? lì non sai se è lunedì, domenica, sabato perché è sempre festa, giustamente la gente paga per divertirsi, farsi la crociera e, e tu devi stare sempre là cantare, col sorriso in bocca sempre. Però diciamo dai, è un mestiere che quello che amavo fare da piccolo, lo sono riuscito a farlo. Certamente. Eh, eh, Silvio, è una bella storia. Sì, fin quando si balla e si canta va tutto bene. Vabbè, sai, però se lo devi fare per lavoro e soprattutto sì, tutti i giorni... Diventa... Sto, sto scherzando, ah. però comunque stai a contatto con, delle, con le persone, hai modo di conoscere... Eh, nuove persone, è una, sicuramente una bella esperienza. Angelo Santoro, in attesa di vedere queste immagini della, del derby dell'Olimpia agnonese tu sei tornato da Agnone, tu l'hai vista la partita? Diciamo che è stato innanzitutto vanno ringraziate la Società dell'Agnone per l'organizzazione che ha dato e che ha dimostrato, è stata un'organizzazione perfetta, una giornata perfetta. Eh, io ho visto un grande spettacolo, ho visto un grande agnone, una squadra che ha dato il cuore in campo. Eh, se non c'era quell'episodio dell'arbitro che non ha visto il fallo di mano, poteva essere una giornata più positiva, lasciando da parte il risultato finale. Però purtroppo gli arbitri esistono eh, e bisogna sapere accettare anche gli errori perché è facile criticare il lavoro degli arbitri. Di fronte a queste situazioni effettivamente il calcio deve migliorare, però non penso che ci sia la malafede assolutamente dell'arbitro. Dal, dal punto di vista dove stavamo noi si vedeva un fallo di mano, però diciamo che la partita è stata decisa da episodi, però si è visto un grande spettacolo, un grande pubblico e credo che questo sia il massimo che può fare il Molise e dobbiamo continuare su questa strada. Certamente, Pino Somma, vogliamo fare ancora qualche domanda al portiere del Termoli, così poi magari eh, insomma, lo libereremo anche. Sì, eh, Simone Natali, che spirito c'è nello spogliatoio, è arrivata questa sconfitta, ma ho visto che comunque eravate bene o male sereni? Eh, beh sì, diciamo che... La gente che, che stava allo stadio ci hanno approvati, hanno, eh, hanno fatto passare quella delusione che, che avevamo, dai, diciamo, un po', anche se siamo molto demoralizzati. Senti, demoralizzati per questo insuccesso, ma forse galvanizzati perché... Ci sono tanti ragazzi che promettono bene in questo vivaio e magari potrebbero essere l'ossatura di un termoli del domani, ovviamente devono crescere, però devono crescere eh, acquisendo esperienza con giocatori sicuramente di, di una portata diversa. Sì, sicuramente ci sono ragazzi motivati e anche, anche bravi che Sicuramente gli farà bene questa esperienza per crescere. E... Innanzitutto, poi volevo dire una cosa: c'è Fulvio che è stato convocato nella, rappresentativa, nella selezione della rappresentativa di Serie D. Un segnale importante e un tassello in più per questo Termoli che si arricchisce di giovani. Sì, sono contentissimo anche perché Simone è un bravissimo ragazzo e se lo merita in pieno questo, questa convocazione. Battuta finale, domenica prossima a San Nicolò, sarà lo stesso termoli di questo pomeriggio <ride> oppure sarà tutt'altro termoli? Beh, ci auguriamo tutti quanti che sia un altro termoli. Allora ringraziamo, ringraziamo sicuramente Simone Natali nella nostra redazione di Termoli mentre resta naturalmente in postazione Pino Somma. E allora per il campionato d'eccellenza, ieri il sesto campano, è vero Annalisa, pareggiato 0 a 0, 0, -0 la da una, con la gioventù. Da una. Sì, da una. qui abbiamo il servizio di Rosanno Esposito. Nell'anticipo della tredicesima di campionato il sesto campano ferma la capolista Montirauni con un pareggio a reti inviolate che sta, a detta del player manager Cecchino, un po' stretto ai padroni di casa. Al primo giro di lancette vediamo gli ospiti da calcio plazzato con Pasquariello, ma il guantone di Russo ci arriva. Al ventesimo sono i locali a provarci, Conte per Crispino, ma di cambia dà una buona risposta. Al 39 ancora una palla inattiva per gli ospiti alla battuta Longo e la palla finisce sulla traversa. Termina così un primo tempo non troppo entusiasmante. Alla ripresa, al primo giro di lancette, una buona occasione per gli ospiti con Tusiano. Russo intercetta, ma la palla gli sfugge. Sarà poi Papa a salvare la porta biancorossa. Arrivati al 27 ritroviamo i locali con la conclusione di Greco, che subisce una deviazione e termina al lato di poco. Stesso esito per il tentativo di Conte sugli sviluppi del calcio d'angolo. Al 45 chiude l'incontro questo calcio piazzato di Roseto che termina tra le braccia di Russo. Così la gioventù calcio d'auna rimedia il secondo pareggio stagionale. Dalla sua ha come giustificazione le numerose assenze. Il sesto campano dal canto suo si conferma una squadra che sul proprio terreno di gioco tutti devono temere. Si è accorciata la distanza tra, lo chiedo a Silvio Tedeschi, tra Isernia, poi con tutto quello che è successo in settimana no? con l'Isernia, l'hai seguito anche tu? Sì, infatti eh, è stato quasi inaspettato questo, uh, questo accorciamento di classifica, tra virgolette. Considerando che l'Isernia sembrava sul piede di smantellare, si ritrova adesso a un punto. Quindi, chissà se invece di smantellare eh, punteranno ancora alla vittoria finale del campionato. A mio avviso, nonostante conosco diversi giocatori dell'Isernia come Panico, Buonanno e Sabatino, secondo me quest'anno faranno fatica a portare a casa il campionato. Vabbè, però, oggi vedi come va la, come va la vita: Questi, insomma, molti giocatori se n'erano ne andati giovedì, poi sono tornati venerdì sera e hanno guadagnato due punti. È strano perché la Gioventù d'auna, beh, Sesto Campano è un campo difficile per tutti. Eh. Sì, lo conosciamo ormai da anni, il Sesto Campano dice sempre la sua in nella massima serie regionale, però ripeto, a mio avviso la Gioventù dauna ha qualcosina in più rispetto all'Isernia e non a caso ha vinto, <coughs> chiedo scusa, ha vinto lo scontro diretto con un uomo in meno per 3 1. Sì, sì, però insomma, vedi, eh, capita anche che nella giornata che meno te l'aspetti, accorci le distanze, è chiaro che ci puoi credere. Ma certo, nel calcio può succedere di tutto, anzi. Eh, io mi auguro che l'Isernia possa vincere il campionato perché comunque è una squadra molisana e, e quindi mi auguro per il bene del Molise che possa rappresentare che lo possa rappresentare nella, nella Serie D. Però non è detto. Mimmo, tu lo segui il calcio? Sì, sì, sì. Diciamo di sì, piace. Dio mio, a livello regionale non, non tanto più perché sto sempre fuori, quindi è un po' difficile seguirlo da... È più difficile. Sì, sì. molto difficile. Infa, chiedo informazioni ogni tanto così, però a livello di serie A uh, sì, sì. Purtroppo vogliamo dire anche di chi sei diffuso, così. <ride> so che qua, qua che... sono nella tana del lupo, però purtroppo sono di colore bianco-nero, quindi... <ride> No, no, vabbè, però insomma quella la riesce a seguire la Juventus, no, sì, Perché sì, le navi sì, sono attrezzatissime sì. anche con sì. i canali Sky. Come no? Abbiamo Sky in tutte le cabine, sì. Eh, Angelo Santoro eh, è veramente insomma, importante creare un movimento di una squadra juniores. Tra l'altro l'avete affidata a Carmine Renzo che di competenza ne ha tanta perché ha lavorato tanti anni con le Acli. E quindi insomma ne ha tantissima di esperienza e, e alla fine insomma, si possono trovare solo risultati positivi. Io ringrazio innanzitutto i tecnici Mario Pavolo, Viglione e il Mister Carmine Renzo che dopo 15 anni di esperienza del settore giovanile quindi voglio dire, può fare solo bene quello che chiedo a loro è di continuare su questa strada e cercare di guardare più alla crescita dei ragazzi che tante volte al risultato perché purtroppo gli allenatori molto spesso dimenticano questo e vogliono il risultato. Le due cose purtroppo sono parallele e devono viaggiare con lo stesso modo, però quello che chiede la società è la crescita del singolo ragazzo. Sì, sì, infatti. Annalisa, qui dove dobbiamo vedere mi pare la pagella, no? Sì, direttore, abbiamo la pagella della gioventù dauna, la possiamo vedere subito. La pagella, in collaborazione con Centro Benessere Body Evolution A Ferrazzano, presso il Centro Commerciale Arcobaleno Info 0874 97610. Prenota il tuo check-up gratuito Laser Diodo per dire addio ai peli superflui Di Camba, 6, sei, Longo, 6,5, sei Di Sabato, 6, sei, Pasquariello, 6,5, sei Paris, 6,5, Telere, 6, sei, Fiorino, 6, Caldarola, 6, sei, Pugliese, 6, sei, Loseto, 6,5. Sei Tuziano sei ed entrato Giuliano con 6 e dipinto senza voto. Ti ho visto prendere degli appunti, Annalisa. Sì, direttore, per... stanno arrivando tantissimi messaggi. Non leggere tanti... quelli che arrivano a te perché se sennò... no... No, quelli non... Eh, li ho letti ma non me li sono appuntati. Eh, quelli sono i soliti abituati, tutte le domeniche, tutta la tua famiglia che ti scrive, capito Mimmo come funziona? Lei ha un fan club Annalisa a casa sua, cominciano a mandare messaggi, Annalisa sei stupenda, Annalisa... Cioè, se li crei i messaggi. Vabbè, è Però è arrivato anche un messaggio a, a tedeschi, ho visto prima, detto Silvio, non fare il cascamorto con Annalisa. Non ci pensi, no. Ad Annalisa? No, non ci pensi proprio a fare il cascamorto. <ride> Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. <ride> che è meglio. Ad Angelo non lo chiedo perché Angelo insomma è avanti, eh, insomma, non si, eh, no, no. insomma, siamo un po' avanti con, con gli anni insomma, rispetto a questi ragazzi. Eh, volevo dirti questo Mimmi, Renata, Mimmo Renata Marano è una cantante eccezionale secondo me. Sì, Renata sì. Io l'ho sentita qualche anno fa, per me poteva fare veramente eh, carriera ma ad altissimi livelli. Sì, è vero, è vero. Renata eh, penso sia un po'... Diciamo, è stata un po' sfortunata diciamo, nella sua carriera perché veramente poteva emergere, emergere ad ottimi livelli. Sì, è vero. È un talento naturale, sì. Che cosa le è mancato? Un pizzico di fortuna? Un pizzico di fortuna è anche il periodo, diciamo. Adesso, con quello che c'è adesso, fortunatamente in tv, che vedi, X Factor, uh, The Voice, queste cose. Lo stesso fanno Amici, TV. no? amici eccetera, eh, aprono vetrine importanti per, per giovani che diciamo adesso è molto, molto più facile. Ai tempi nostri, diciamo qualche annetto fa era più difficile, era molto più difficile. Era sì. molto più difficile. Sì, sì, sì. Va bene, allora abbiamo anche, eh, perché dicevamo dell'Isenna che ha vinto, 1-0 abbiamo... La pagella dell'Isernia. Sì, Beh, ha vinto analisa. contro lo Sporting Matese e vediamo subito la pagella dei Bianco Celesti. La pagella in collaborazione con... Hotel Villa Danilo, stazione gamberale a solo 10 km da Isernia. 20 camere matrimoniali, sala ricevimenti per matrimoni ed eventi, ristorante pizzeria, parco con piscina, centro benessere. Info 0872 946220. Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing. Servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti. Via Tedeschi Isernia. Info 393-4450-356. Cuozzo 7, Devizia 6,5, Pepe 6,5, Sabatino anche 6,5, Tuccia 7, Grasso 7, Fontana 6, Marziale 6, Mingione 6, Panico 6,5, Buonanno 6,5 ed è entrato Potena con 7. Quest'ultimo appunto giocatore entrato è stato proprio eh, colui che ha segnato il gol decisivo al 93. Quindi hanno vinto proprio alla fine? Alla fine, sì. È proprio bene. in zona Cesarini, come si diceva una volta. Allora, per il campionato d'eccellenza ha vinto il Riccia 4-3 sul Fornelli. Vediamo il servizio. Partita dalle due volti, quella del Poce Valida per la tredicesima giornata del torneo di eccellenza tra l'Olimpia Riccia e il Fornelli con i padroni di casa che nel primo tempo... Vanno a, realizzano 4 gol mentre il Fornelli tenta nella ripresa la clamorosa rimonta. Che non riesce la partita, finisce 4 a 3 per i padroni di casa. Partono forte gli ospiti, però. Che al sesto minuto, cross di Zaccaro, parla sui piedi di Ciccia che tira. Vi scusi, para ancora Ciccia che però manda alta la seconda conclusione. Al decimo minuto, altra opportunità. Per il Fornelli, palla lunga per Cerasuolo che entra in area di rigore, scarica il destro, vi scusi, salva. Al tredicesimo si fanno vedere anche i padroni di casa. Cross di Cappelletti sulla testa di Del Zingaro che, però, non inquadra la porta. Al ventesimo 1-2 incredibile dell'Olimpia Riccia. Prima Cappelletti ben imbucato da Vinci Guerra si presenta di fronte a Fiorillo e realizza l'1-0. Palla al centro batte il Fornelli che perde palla. Altra palla dentro per Cappelletti che evita un intervento. Tira Fiorillo è bravissimo a parare. Palla a Vinci Guerra che tira ancora. Ma fa Rocco sulla linea di testa salva. La palla finisce sui piedi del zingaro, che questa volta non sbaglia e realizza il 2-0. Al 32 accorcia le distanze il Fornelli De Clemente. Tira una botta incredibile dalla tre quarti. Deviazione. La palla si insacca sotto la traversa 2-1. Passano 30 secondi. il Riccia realizza il 3-1. Schema da calcio di punizione. Paolo Antonio serve Vinci Guerra che tira dal limite ed insacca il 3-1. Al 38 arriva anche il quarto gol per il Riccia, ancora Vinci Guerra, servito da Del Zingaro, entra in area di rigore e Beffa Fiorillo in uscita. Passiamo alla ripresa con le immagini montate da Andrea Fatica con il Fornelli che si butta in avanti a caccia della rimonta. Che sembra impossibile visto che al ventesimo minuto del Zingaro va vicino al gol. Saltando il portiere con un lobby in area di rigore, ma Pirone, ben apposato sulla linea di porta, salva e manda in angolo. 30 secondi ed il Fornelli realizza cross dalla sinistra, palla sulla testa di Zaccaro. Viscusi sbaglia l'uscita ed il pallone si insacca. 4 a 2. Al 31esimo il Fornelli accorcia ulteriormente. Palla in aria per Pedrozzi che salta un uomo e realizza il 4-3 con il destro. Al 38esimo il Fornelli chiede il penalty, errore della difesa. La palla arriva a Ciccia, Ruggero interviene in scivolata, Ciccia va a terra. Per Gioviani di Termoli si può continuare. Al 41esimo, ultima occasione per i padroni di casa, con Vinci Guerra che scarica il destro da tre quarti. Sulla quale è bravo Giuliano a deviare in calcio d'angolo. Dopo quattro minuti di recupero, Giuliano di Termo gli dice che la partita può finire qui. L'Olimpia Riccia batte il Fornelli 4-3. Va bene, è stata una partita eh, veramente rocambolesca. Abbiamo vinto, visto sette gol eh, Silvio. Tu li conosci bene, insomma, tutti parecchi di questi protagonisti. Sì, diciamo tutti, considerando anche che l'anno scorso eh, ho giocato a Riccia, quindi conosco tutto l'ambiente. Mi fa piacere per questa vittoria, anche se a mio avviso la squadra è ottima e quindi eh, ad oggi manca qualche punto all'Olimpia Riccia. Speriamo che più in là riusciranno ad ottenerlo con più facilità. Va bene, ci fermiamo um, ancora un po', analizziamo. Sì, un'altra breve pubblicità, ma ritorniamo tra pochissimo, non andate via. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita Civitanova del Sangio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. GeoSecure, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360°, gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. GeoSecure, affidabilità, competenza e professionalità. Agenzia di Paola Viaggi. Via Cavour a Campobasso. Biglietteria ferroviaria, aerea e marittima. Prenotazione vacanze. Gestione delle liste nozze per il viaggio dei vostri sogni. Di Paola Viaggi. Le vostre vacanze. Un nostro problema. Centro Radiologico Potito. Accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia, Centro Radiologico Potito Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio a Campobasso. Info 0874 48 40 77 335 13 69 756 Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Info 340 12 12 816 Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre Domenica Sport allora, siamo sempre in diretta per questa puntata numero 999, vi ricordo sempre la puntata 1000 giovedì al Coriolis giovedì sera in diretta televisiva a partire dalle ore 20.30 circa. Abbiamo le pagelle, vero Annalisa? Sia del sì, Riccia abbiamo che le del pagelle, Fornelli. partiamo da quella del Riccia La pagella in collaborazione con... Moffa Turismo e Servizi, Vendita e Cambio Gommi, Officina Meccanica per auto e mezzi pesanti esperienza e professionalità a riccia Viscusi 5, Ciccotelli 6, Ruggero 5,5, Paolo Antonio 6, Mobilia 6, De Simone 6, Cappelletti 6,5, Di Criscio 6, Colacrai 6,5, e mezzo. Vinci Guerra 7 Del Zingaro 7. Ed è entrato Ferraiuolo con 6 e Ponte Landolfo senza voto. Ed ora passiamo alla pagella del Fornelli. La pagella in collaborazione con Vittorio Ionata. Lavori di tinteggiatura, cartongesso, lavorazioni per attività commerciali, bar, ristoranti, fornelli. Info 347-5202-867. Fiorillo 4,5, De Vito 5, Marsiglia 5,5, Farrocco 5, Ucci 5, Pini 5, Zaccaro 6,5, Ciccia 6, Cerasuolo 5,5, De Clemente 5,5, Pedrozzi 6 ed entrato Giuliano con 6,5, Pirone 6 e Galiano senza voto. Allora, eh, mi dicono che eh, abbiamo eh, ricollegato Isernia, quindi grazie anche al nostro editore Quintino Pallante che si è impegnato per eh, ri, ri, ripristinare il ponte, auguriamoci che duri naturalmente, quindi ne approfitto per salutare, scusami Antonio Maresca, ma insomma tu l'hai vissuto direttamente perché sei nella redazione di Isernia, eh, puoi testimoniare che non c'è nulla di precostituito, siccome abbiamo gi già ricevuto qualche messaggio che poi non abbiamo ma mandato perché li, li filtriamo dalla regia che non vorremmo mandare le immagini per non far vedere il favore che ha avuto il campo basso, tu sei testimone che è tutto in diretta. Quindi ti ringrazio per essere rimasto con noi e eh, adesso vedremo appunto questi episodi. Intanto buonasera Antonio. Buonasera, buonasera a tutti va bene, allora Gianni possiamo vedere intanto questi due episodi dei gol, poi avremo anche il servizio spero tra qualche minuto sì. dalla regia di Sedna allora, eh, partiamo dall'1 a 0 in favore del Campobasso. c'è cioè questo pallone al, sugli sviluppi di un angolo alzato a campanile da Nicolai poi vedete all'altezza del limite dell'area di rigore come sbetta Minadeo e riesce ad anticipare l'avversario se non erro è proprio Maresca e in questo momento c'è cioè, l'episodio tanto contestato dalla, dai tifosi e dalla dirigenza granata, ecco il braccio di Scudieri che è netto, quindi non, non c'è proprio. Eh, sindacato al riguardo perché c'è un braccio proprio netto, lo stop di scudieri e ehm, il tiro da parte del difensore rossoblu bella la risposta di Biasella, e sul eh, sulla risposta di Biasella c'è il tapin da parte di Lazzarini che realizza l'1-0 in favore del Campobasso. Allora Gianni, torno un attimo dietro, perché dopo vedremo l'altro. Adesso facciamo intervenire perché eh, vabbè, si vede. Però io vorrei far notare anche un'altra cosa. Quando tocca di braccio Scudieri, che l'azione andrebbe interrotta. Lazzarini è quello il più avanzato dei rosso-blu, giusto? Qui, allora, sarebbe anche da annullare il gol per fuorigioco, anche se non fosse fallo di Mani, capito? Ecco, diciamo che... Perché lui è in fuorigioco nel momento in cui colpisce Scudieri. Che è questo il momento? No, è questo il momento, sì. sì. E sì. mi sembra che sia più vicino alla linea dell'area di rigore, vedi? Perché poi va a raccogliere, questo è il momento, vai avanti, perché poi respinge il portiere e lui segna. Vabbè, comunque insomma ho fatto un'aggiunta in più. Eh, un, um, Silvio Tedeschi. C'è poco, poco da dire, fallo di mano, quindi azione da fermare e di conseguenza gol non valido. Gol non valido, Mimmo? Poco da dire, sì, è ne, netto il fallo di mano, sì. Risulta difficile pensare Angelo Santoro come fa, come l'arbitro non l'ha visto. Non tanto l'arbitro, perché l'arbitro forse era da No, stava sul posto. Forse era <ride> coperto, <ride> <là> il <ride> giocatore stesso che lo copriva. Il guardalinee, so. secondo me, Il secondo me, è ancora più responsabile. Il guardalinee, no? sì, perché forse l'arbitro eh. era protetto. Sono eh. quegli attimi di secondo che come si distrae un calciatore anche l'arbitro può darci crediamo che c'è solo ma tutti quanti si aspettavano il fischio però giustamente il Campobasso gioca per vincere quindi non è che può non prendere il gol No, no, <ride> mica si dovevano fermare per carità, non, se non fischia l'arbitro perché ti devi fermare? Non stiamo dicendo... Cioè, sia l'arbitro che il guardialino stavano sul, sul posto certo, certo. metri Certo, certo No, azione. io ti ho chiesto secondo te com'è com che, non, che non, possono non, non, so. non possono non vederlo? Lo chiedo anche a Pino Somma prima di far intervenire il nostro amico Antonio Maresca Pino Eh, sono due errori abbastanza gravi c'era sia la posizione di fuorigioco sia il fallo di mano evidente veramente strano che eh, sia l'assistente che doveva seguire proprio quella zona sia l'arbitro che probabilmente forse era coperto però gli, sono errori gravi Antonio Maresca che cosa avete detto negli spogliatoi chiaramente l'avete commentato questo episodio eh c'era rabbia e frustrazione perché penso che le immagini siano chiare, il fallo di mano è clamoroso, però non ci abbiamo dato tanto peso, eravamo più concentrati per ritornare in campo e cercare di rimontare la partita. Antonio, ma tu in questa immagine quale sei? Ci sei in questa inquadratura? Sì, sì, io dovrei essere il, il primo o il secondo che esce dall'aria dopo, dopo che la palla è stata messa fuori di testa. Ecco, in quel momento che cosa hai pensato? Hai pensato che l'arbitro avrebbe fischiato? Sì, la, tutti noi ci aspettavamo cioè, il fischio dell'arbitro perché si è visto eh, nettamente che la palla era stata presa col braccio, però sfortunatamente... L'arbitro, sia l'arbitro che guardaline non hanno visto no? e purtroppo abbiamo preso gol Va bene, ringrazio sempre la regia per questa situazione che è scenografica con sei situazioni diverse nello stesso campo. Annalisa, è chiaro, no? Sì, fallo. Aspetto di mano. sempre la tua conferma, però no, mi no, sembra confermo. abbastanza chiaro. Niente di più da dire. Confermi. Allora Gianni, vediamo anche l'altra. Sì. Però Gianni abbiamo visto anche l'altra situazione che forse... Capito? C'erano addirittura, addirittura, forse, due, due, due irregolarità nella stessa, nella, stessa, nella stessa azione. Allora, vediamo anche il secondo episodio. Sì, perché l'Agnone ha protestato anche in occasione del 35 del secondo tempo. Ecco, questa è la risultanza a discutere. Perché vedete, c'è cioè, questo pallone alzato da Marinucci Palermo, e eh, questo è il momento esatto, non c'è il campo largo, però si protesta da parte Granata per una presunta posizione di fuorigioco da parte di Todino, che è questo giocatore numero 10 che va a battere a pochi metri dal portiere Granata, eh, proprio Biasella. Ecco, qui eh, la mia impressione a velocità normale, che ero presente lì e eh, avevo uno sguardo un po' più d'insieme, che Todino venisse da dietro. Quindi, che il gol fosse regolare, la posizione di Todino fosse regolare al momento del pallone alzato dal giocatore Marinucci Palermo, che è questo il momento esatto. Vabbè, ma questo, ma non, abbiamo. non possiamo, possiamo, possiamo dare seguire? Un no, possiamo seguire solo la, eh, il collaboratore dell'arbitro sullo sfondo che non alza. Vedete, va avanti, non alza la bandierina. Un giudizio non lo possiamo dire, mi pare, Angelo. Tu, da, tu, che c'eri, che, che sensazione avevo? Non, non riesco a commentare perché stavo distratto, quindi ero molto distratto. Ho sentito solo lamentele di, di fuori gioco, però se dovrei dire la mia, non, ero distratto, infatti, non ho visto proprio il gol. Non si può giudicare, Mimmo? No, questa azione qui è effettivamente più difficile da giudicare perché, in effetti, in tv si guarda eh, il calciatore, sì, l'istante che. Alla palla sembra fuori gioco, però bisogna vedere il momento del lancio, dove era, che non si riesce a vedere. Silvio? Eh Sì, non possiamo valutare perché quando parte la palla non riusciamo a vedere dove è, dove è Todino, quindi qualsiasi giudizio è, è affrettato. Pino, è, è praticamente impossibile? Sì, però c'è da dare il giudizio sul, sull'assistente, quello di destra, che arriva in ritardo, è mal posizionato perché arriva in corsa per rimettersi in carreggiata ed è probabilmente coperto, quindi non ha, la, non ha la possibilità di vedere quello che succede più avanti e parte ovviamente con ritardo. Credo che lì, lì sia il problema. Hai ragione Pino, era molto mal posizionato perché Gianni, torna un attimo dietro, questo lo dovremmo far vedere naturalmente al commissario se c'era arbitrale perché vedete quando parte il lancio lui sta tornando verso il centrocampo e quindi quando uh, Marinucci questo, questo lo possiamo dire perché lo... lo vediamo quando Marinucci Palermo alza il pallonetto vedete lui quasi fa una frenata però è fuori è fuori linea è fuori linea ha ragione Pino Antonio Maresca voi che cosa che sensazione avete avuto voi dell'Olimpia agnonese Eh, io penso che il fuorigioco ci poteva stare eh, Tordino da dietro. Quindi per te il fuorigioco ci poteva stare? So, quindi il fuorigioco era di poco, quindi per eh, la descrizione dei guardalini, so, io anche lui credevo in fuorigioco. Eh, e... Ci... Va bene, va bene, che non abbiamo avuto di nuovo dei problemi per il collegamento con Isernia. E io naturalmente ne ringrazio Antonio Maresca per la pazienza che ha avuto a restare insieme a noi. Se eh, riusciamo a ripristinare un collegamento, ecco, riproviamoci. Ci vogliamo riprovare un attimo. Antonio ha detto che voi avete avuto la sensazione che era fuori gioco, seppure di poco. Sì, eh, il fuori gioco ci poteva stare come non ci poteva stare perché, eh, ripeto, era, è stata un'azione eh, al limite, eh, quindi se era fuori gioco eh, penso che era di poco. Antonio, che cosa cambia per voi? Non cambia niente, insomma, perché chiaramente eravate in una miniserie positiva: tre partite in cui avevate ottenuto cinque punti, ora avete perso, però, insomma, comunque bisogna stringere i denti e andare avanti, cercando i punti salvezza. Sì, eh, rimane comunque la mare in bocca perché eh, ci tenevamo questa partita, il derby col Campobasso, tutto il paese, noi tutti ci eravamo preparati come al nostro solito bene durante la settimana, però ora la, il Campobasso è passato e ci dobbiamo preparare nel miglior modo possibile per uh, affrontare un filotto di partite che è tutt'altro che facile. Va bene, grazie per essere stato insieme a noi e eh, buon ritorno a casa. Grazie per aver avuto la pazienza di aspettare la soluzione dei nostri problemi di carattere, di carattere tecnico. In bocca al lupo per domenica prossima dove andate a giocare? Domenica prossima abbiamo la dispetta di Matelica. In bocca al lupo a te e a tutta l'Olimpia Agnonese. Crepi, beh, buonasera. Grazie ad Antonio Maresca. Annalisa, vediamo le pagelle. La pagella dell'Agnone. La pagella, in collaborazione con Forgione Costruzioni Speciali Realizzazioni di impianti di rete di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate Attestazioni Uni Niso 9001-2008 e SOA sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio della Polisportiva Olimpia Agnonese, affiliata alla S. Roma, per l'anno calcistico 2014-2015. Info 0865 77 235. Biasella 6 e mezzo, Maresca 6, Natalini 6 e mezzo, Lattarulo 5 e mezzo, di Lullo 6, Litterio 5 e mezzo, Rolli 5 e mezzo. Ricamato 6, Cantoro 6, Santoro 5 e mezzo, Carpentino senza voto ed entrato per Rotta con 5 e mezzo. Ed ora passiamo alla pagella del Campobasso. La pagella in collaborazione con Lufield, ristorante pizzeria con forno a legna. Ampia sala climatizzata adatta per cerimonie presso il centro sportivo M2. GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car. Vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car. Telefono 0874 44 30 98 area di servizio mascione. Bar, Breakpoint, sala slot. Servizio pagamenti bolletti online. A Campo Basso. Manci 6 e mezzo, Nicolai 6 e mezzo, Dragone 6 e mezzo, Scudieri anche 6 e mezzo, Minadeo 6 e mezzo, Cianci 6, Marinucci 6 e mezzo, Lazzarini 7, Todino 7, Pani 7, Di Gennaro 7 ed entrato Pignataro se, con 6,5 e, mezzo. e eh, Giovannisci senza voto. Angelo Santoro, visto che tu l'hai vista la partita, sei d'accordo con questi voti? Ah, io sinceramente... anche perché ce l'abbiamo qui che ha messo i voti eh? è Gianni Bruno quindi Ma... possiamo passare subito alle vie di fatto per il campo basso sì. diciamo che per il campo basso sì, sì. ah quindi per l'illusione l'hanno messo l'hanno eh. messo Marco esposto. Fusco il Campobasso è inutile discutere, ha dei grandi calciatori di spessore, di età e quindi ha dato quell'esperienza in più che oggi è mancata all'Agnone. Però ho visto un grande Agnone, un Agnone che ci ha messo il cuore, ha messo in difficoltà il Campobasso. e Purtroppo ogni domenica rivediamo il non gioco del Campobasso, però vince, quindi nel calcio chi vince ha sempre ragione. Uh, Silvio Tedeschi, però da certi episodi ti fanno arrabbiare. Adesso al di là di questo che è successo ad Agnone, Voglio dire, però se è una cosa che vedono tutti tranne l'arbitro, certo, certo, eh, è difficile anche mantenere la calma. Eh. Specialmente a favore ti fanno arrabbiare. A favore dici sì. meno male che non l'ha visto, no? <ride> esatto. Anche se in realtà ci vorrebbe una eh, coscienza eh, sportiva andare vicino all'arbitro. Io l'ho visto una volta sola fa, fare una cosa del genere. Un difensore del Parma che era un Parma-Fiorentina, l'arbitro aveva espulso Pazzini. E eh, si avvicinò. Non mi ricordo chi era il difensore del Parma. E disse: eh, era, Sai chi era quello che ha giocato anche nel, nel Napoli, e eh, poi nella Juventus? Come si chiamava quel difensore centrale? Vabbè. Molinari. No. No, 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 non ci ricordiamo. Eh, e lui disse: Guarda, che non, non mi ha colpito. Sì, però poi si vanno a creare situazioni troppo complicate perché allora pure quando uno ammette si mi ha colpito l'arbitro dovrebbe assecondare il giocatore quindi sono situazioni a mio avviso che lasciano il tempo che trovano È passato un messaggio Mimmo, visto che hai detto che sei tifoso bianco-nero, qui abbiamo un covo eh, davvero pericoloso di, di, di tifosi bianconeri a Telemolise però è passato un messaggio, come diceva il campo passa la Juventus, hanno gli arbitri a favore il campo basso e la Juve vincono sempre comprandosi l'arbitro. Non sono pienamente d'accordo. Non sono d'accordo nemmeno con no no, no, no. Soprattutto Perché per il campo basso. Non se guardiamo la partita della Roma di ieri è lo stesso, dai. Io penso che l'arbitro sbaglia come sbagliano tutti. Se non crediamo a questo bisogna forse non guardare più le partite, dai. Certamente. Allora il Gambatesa ha vinto un'altra partita fuori casa, vero, Annalisa? Sì, quella contro la Sant'Eliana. Partita finita eh, quindi con la vittoria del Gambatesa per 2 a 3. Vediamo la pagella del Gambatesa. La pagella in collaborazione con. Centro Estetica e Benessere Elena. Luce pulsata per depilazione definitiva. Allarino. Info 0874 823086. Capo Bianco 6,5, Diorio 7, Florio 6,5, del Zingaro 7, Di Lalo Luigi 6,5, del Re 6, Morrone 6,5, Pellegrino 6,5, Tosches 6, Di Virgilio 7, Bianco 6,5 ed entrato Farnese con 5,5, Polzella 6,5 e, e Russo senza voto. Per questa partita abbiamo anche i marcatori per la Sant'Eliana assegnato al trentesimo. Pirci è al 36esimo francese con autogol, mentre per il Gambatesa ha segnato al 35 bianco, poi all'85esimo polsella e all'89esimo del Zingaro. Allora abbiamo qui Silvio Tedeschi che è attaccante dello Spinete, abbiamo detto già in apertura che ha perso lo Spinete 2-0 con il Pietra Montecorvino, allenato da Pietro Maiellaro, che ci sarà anche lui alla puntata 1000 giovedì al Coriolis. Vediamo il servizio. La tredicesima giornata di promozione tra Spinete e Pietramonte Corvino termina sul risultato di 0 a 2. A dirigere l'incontro il signor Gianmarco Meo di Isernia. Lo Spinete prova fin da subito a sbloccare il risultato all'ottavo minuto con un disimpegno sbagliato di Marino. Prova ad approfittarne gli anni Ruberto, ma Perna esce con i pugni. Al ventunesimo palla che arriva a Colalillo che prova la botta, ma la traverse ed il guantone di Perna dicono no allo Spinete che riprova a sbloccare il risultato dopo 4 minuti con un calcio di punizione di Polsella e sinistro deviato in angolo dai pugni di Perna ci riprova sempre Polsella al 33 su calcio di punizione in mezzo per Minotti si oppone Perna di pugni poi è lì Gianfagna che però non inquadra lo specchio un minuto dopo arriva la beffa con il gol ospite, calcio d'angolo di Alberto Marino al centro per Papa che va a realizzare la rete dell'1-0 il vantaggio dei rossoneri non demoralizza lo spinete che continua a fare la partita ma quello che accade al 43esimo spiega quanto sia stregata la porta difesa da Perna. Ci prova infatti per primo Romano che tutto solo si accentra, fa fuori l'uomo e conclusione murata dall'estremo difensore ospite. Raccoglie tedeschi e questa volta a dire no è la traversa ma non finisce qui perché la palla resta in campo ed è Gianfagna che alla fine si fa murare ancora una volta da Perna. Ultima azione al 45esimo, sempre con lo spinite in attacco tedeschi dalla sinistra per Colalillo in aria. Una finta sull'avversario e tiro che sfiora il palo. Nella ripresa lo scenario non cambia, è sempre lo Spinetti ad attaccare. Al ventiseesimo, punizione di Polzella sul secondo palo e colpo di testa di Gianfagna mandato in corner da Perna. Al trentatreesimo arriva il raddoppio del Pietra-Montecorvino, calcio di punizione di Carusiello sul secondo palo e gol di mezza rovesciata di Palmieri per il 2-0. La rete degli avversari mette in ginocchio lo Spiniete dopo una partita intera in attacco. Al 41 Papa per D'amore che in trenare. Conclusione parata dal guantone di Sedile. Al 45 Pietra Monte Corvino in dieci uomini per l'espulsione di Carusiello per doppia munizione. Episodio che però non cambia le sorti del match che termina con tre punti per la formazione di Maiellaro che le permettono di andare ad un punto dalla capolista campo di pietra. Per lo Spinete resta l'amaro in bocca per una. Bella prestazione non concretizzata però con la vittoria. Allora, eh, sì, siete stati molto sfortunati. Sì, anche se a me non piace parlare né di fortuna né di sfortuna nel calcio. Abbiamo perso e quindi... Vabbè però avete preso du sì, due o tre, tre traverse. Tre, tre traverse. Speriamo che nelle partite successive si possa compensare tutto a nostro favore. Volevo spendere una nota per il mister Varanese perché uh, tutto lo staff tecnico a partire da Alessandro Del Riccio e l'allenatore dei portieri Luca Duganieri volevano ringraziarlo per il lavoro svolto uh, con la società e con, e con noi. Ci dispiace, volevamo dedicare una vittoria proprio a lui, tutta la squadra, tutta la società, non ci siamo riusciti e ci dispiace molto. Senti, della vetta del, del campionato, perché mi sembra un campionato molto molto livellato. Sì, Questo è un campionato. Forse mettere al limite la, la classifica della promozione, lo guardiamo un attimo perché nella, veramente in pochi punti ci sono un sacco di squadre. Sì, in, in pochi punti ci sono 6-7 squadre. Consideriamo che la prima ha 26 punti. Ah, ecco, vedi, sta, è, sì. le prime tre hanno, prime prime hanno, hanno, hanno 26 punti, poi veniamo noi a 24. Quindi è un campionato livellato verso l'altro. Ogni domenica può succedere di tutto: si può vincere, si può perdere con tutti. L'importante è fare un filotto di vittorie per, per staccare le altre e magari festeggiare qualcosa di bello. Abbiamo la pagella, Annalisa dello Spinete. Sì, grazie a Rossella Manocchio per il servizio e abbiamo la pagella dello Spinete. La pagella in collaborazione con. La qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. A Paola supono con Sedile 5, Jacopo Antuono 5 e mezzo, Polzella 5 e mezzo, Di Bartolomeo 5, Minotti 5, Diamante 5 e mezzo, Tedeschi 5 e mezzo, Rotano 5 e mezzo, Colalillo 5, Ianni Ruberto 5 e mezzo, Cianfagna anche 5 e mezzo ed è entrato Tasillo, Ciamarra e Manna tutti con 5. Un po' Sì, a mio avviso sono un po' bassini però... Uh, fatto sta, abbiamo perso e quindi evidentemente eh, pesa molto su, sul giudizio tra virgolette finale. I voti sono la prima cosa che vanno a guardare tutti, eh, Mimmo. Eh sì, purtroppo sì. Anche tu forse quando apri il giornale, no, per, vedere, eh, per leggere gli articoli sulla, sulla Juventus o su qualsiasi altra squadra vai a vedere pure. Eh, certo. Che certo. Ti, ti dovrebbero dare una dimensione di come hanno giocato poi alla fine. Però tornando alla partita dello Spinetti, a me è sembrato che lo Spinetti avesse giocato veramente un'ottima partita, è stato sfortunato, quindi penso che anche io trovo un po' bassi i voti eh, da questi ragazzi. Lo dobbiamo dire alla nostra Rossella Mano, <ride> a voi i voti non ve li mettono mai? Sempre, Se, sì, sì, come no. Ogni crociera ha un punteggio <coughs> e quel punteggio stabilisce un po' tutto, capito? Sì, sì. Nella vita purtroppo siamo giudicati in tutto. Che fate? Che repertorio fate? Un po' di tutto. Eh Sì, internazionale, sì, sì. Un repertorio internazionale, visto che abbiamo a che fare con clienti, con passeggeri di tante nazionalità, tedeschi, adesso si vedono molti russi, gente che viene dall'est e quindi va di moda cantare di nuovo, sembrerà strano, Albano, Toto Gotugno, questi cantanti qua, che sono molto molto apprezzati. L'economia si è spostata a est, Angelo. Eh. <ride> Purtroppo sì. Eh? Tu fai l'imprenditore, no? Diciamo che l'Italia ormai ha detto alle imprenditori, e alle industrie di andare via, quindi questo messaggio è chiaro, quindi siamo fuori dal mondo industriale, dal mondo che, che lavora, quindi c'è una scelta non volontaria ma obbligatoria. Hai fatto crociera qualche volta? Sì, appena quando mi sono sposato ho fatto una crociera abbastanza interessante. Poi mi sono ripromesso di tornarci, però purtroppo sempre per impegni di lavoro si trascura. Se ci, però... se ci torni torna dove sta il nostro amico Mimmo, no? Che ti de dedicherà sicuramente la canzone. So. Eh. Lo faremo presto. Eh? Sicuramente? Domani. Eh? Do Domani. Domani no, ok. no. le, cose, le cose vanno fatte subito in fretta. Eh. Cioè non devi, non devi mai eh, rimandare. Eh eh che eh? analisa tu? Cosa, Sei stato qualche volta. In crociera no, però ho fatto vari viaggi. La crociera ancora non. in crociera non sono andata. Vabbè, ancora. poi lo vedrai come sono bravi. Lui e Renata Marano, vedrai come sono bravi, come, per, insomma, come riescono a intrattenere, a intrattenere il pubblico. Beh, sicuramente lo sentiremo già giovedì per la prima volta, anche eh, io quindi avrò. Tu lo modo sentirai di... per la prima volta io no. Di ascoltarlo. Eh, 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 altrimenti per, per cercarli e, e, e chiamarli, li devi aver sentiti, no? Il minimo. Io vado abbastanza tranquillo insomma, perché vi ho sentito e vi conosco molto bene. Allora, hanno pareggiato Ripalimosani e Toro? È vero? Uno a uno. Qui abbiamo la pagella del Toro: Sì, direttore. Un attimo, perso. non l'hai trovata? Eccola qua, Ripalimosani e Toro: uno a uno. E abbiamo la pagella del Toro, la pagella in collaborazione con. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, Zona Industriale Toro. Bova 7 e mezzo, Pizzuto 5 e mezzo, Ferrara 6, Santoro 7, Ruggero 6, Ruggero 6, Barletta 6, Ricciardi 6 e mezzo, Longo 6, Longo Fabio 6, Vena 6, Dipetta 4 ed entrato Venditti e Perro con 6. Qui direttore abbiamo anche i marcatori per il Ripalimosani assegnato al 26esimo Storto, mentre per il Toro assegnato su rigore all'86. Vena Va bene, allora abbiamo un altro servizio Era uno scontro al vertice Campo di Pietra e Montenero Sono due squadre forti Sì, sono due, due belle squadre A mio avviso il Montenero Ha qualcosa in più rispetto alle altre Basta vedere i nomi dei giocatori C'è Fabio Di Vito C'è Mucci, Mucci. Forse, non so se è ufficiale Ma anche Mario Luongo Quindi un ritorno a Montenero È una piazza prestigiosa e quindi a mio avviso sono loro i favoriti per la vittoria finale. Va bene, hanno giocato e hanno pareggiato questo pomeriggio 0-0, vediamo il servizio. Termina 0-0 il big match di giornata tra Campo di Pietra e Montenero. È stata una partita equilibrata da due squadre che si sono dati filo da torcere per tutti i 90 minuti, ma alla fine possiamo dire che il risultato di parità è il più giusto. Montenero che fa la partita mentre il Campo di Pietra prova a difendersi e a ripartire in contropiede. I primi 15 minuti sono appannaggio della formazione adriatica che dopo ben 47 secondi ha un'occasione clamorosa con Di Vito che si trova tutto solo in area di rigore, vince un rimpallo e tira fuori da ottima posizione. Al secondo occasione ancora più clamorosa per tra che sfrutta un buco centrale della difesa di casa, diagonale dell'ex Termoli e palla che colpisce in pieno il palo sul susseguente calcio d'angolo colpo di testa di Mario Longo e palla che termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo episodio da Moviola con Pezzotta che mette una palla al centro, Mucci sin ginocchia come fece Maradona contro la Sampdoria in 86, segna ma per il direttore di gara e per il collaboratore di Lina è fuori gioco l'attaccante ex Real Termoli. Per la prima volta il campo di vetra si vede al diciottesimo, Cretella in becca marro, gran tiro del giocatore della squadra di casa con la palla che termina fuori al 31esimo, palla che ballonzola in area diagonale di Divito con Fradangelo che viene colto in controtempo ma il pallone termina di pochissimo al lato al 42esimo. Altra buona chance per il eh, Montenero. Cross di Tracchia, eh, Mucci stacca molto bene di testa, ma Fradangelo si rifugia in calcio d'angolo nella ripresa. Non succede molto con il Montenero che prova a fare la partita all'ottavo. Mischia in area di rigore, Fradangelo esce di pugno. Gran tiro di Pezzotta e Bredice salva quasi sulla linea di porta. All'undicesimo, altra buona azione con Travaglini che va via sulla destra, grande percussione, palla al centro, Mucci tocca la sfera ma alla fine Fradangelo riesce a parare. Dall'undicesimo alla mezz'ora non accade più nulla, si combatte tanto a centrocampo ma di emozioni non ce ne sono. Gli ultimi 15 minuti sono a favore del campo di pietra. Al trentesimo, gran tiro di tripodi da 30 metri con una palla che termina di poco al lato. Al trentaduesimo su un calcio d'angolo, Cefaratti riesce a troccare il pallone ma la sfera viene salvata quasi sulla linea dalla difesa ospite l'ultima chance, la più importante ce l'ha sempre il campo di Pietra al minuto numero 38 Tripodi va sul fondo mette al centro una gran palla colpo di testa di Magnotta e miracolo di Ribello che sventa il pericolo termina in questo modo il match tra campo di Pietra e Montenero 0 0 un punto che fa bene a entrambe le squadre Sarà fatto, fatto quasi scuro insomma a Selvapiana. abbiamo visto non hanno acceso i fari, abbiamo la pagella del campo di Pietra Vediamo la pagella, la pagella. In collaborazione con Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2. Per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Fratangelo Gilberto, 6 e mezzo, Galati, 6, De Pasquale, 6, Bredice, 7, Vasile, 7, Fratangelo Michele, 6, Marro, 6, Fagnano, 6, Cefaratti, 7 e mezzo, Cretella, 6, Magnotta, 6 ed è entrato Delia, Izzi e Tripodi, tutti con 6. Allora questa eh, la pagella anche del campo di pietra, ci fermiamo ancora un paio di minuti. Sì, una breve pubblicità, torniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sagno. M2 Christmas Card 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semi dei gelati più genuini ed invitanti. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di Damico Arreda, sulla superstrada prignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sangio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Caesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa, Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in Contrada Colle Carrise 91A e a Ripa Limosani, in Contrada Taverna del Cortile 5. Autoricambi Viscovo vince nel risparmio. Kit dischi e pastiglie freno a partire da 28 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Tisernia. Domenica Sport, in collaborazione con... D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere, offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Allora, torniamo sempre in diretta. Gianni, dovresti avere un episodio contestato. Eh, Con la a... partita fra campo di pietra e, eh, e eh, Montenero. Una protesta per un gol annullato sì. al Montenero. Vediamo di un Serra. attimo se ci è stato inviato. Sì, ecco qua in tempo reale: un gol annullato al Montenero che ha scatenato le proteste da parte ospite. Allora, vedete questo pallone smistato dalla sinistra. Da Pezzotto, il quale frena la propria corsa, poi si porta il pallone sul destro. Ecco il momento da analizzare. Vediamolo prima: tutto il momento da analizzare è questo. Ehm, vista tutta la situazione, vede la conclusione con il gol al centro dell'area di rigore da parte di Mucci, l'attaccante del Mucci, è questo il primo a destra ecco, in maglia rossa. Esattamente, Chiuso. eccolo qui. Allora, eh, dobbiamo valutare appunto la posizione di Mucci al momento del cross di Pezzotta E quindi il cross di Pezzotta è esattamente, è esattamente questo Questa è la posizione di Mucci Il gol è stato annullato per, per fuori, fuori gioco, gioco. Angelo? Per me regolare Regolare? Sì Posizione di Mucci regolare Mimmo? Anche per me, sì, regolare sì. Da ha visto male? Almeno visto da questa angolazione qua, sembra regolare Vabbè, questo già non conta. Sì, io Ma vedo no, avanti, no, dal no, momento no. del lancio ho visto Dai, che sì. ci sono altri giocatori più avanti dell'ultimo difensore che si vede. Ah, ho capito, ipoterapia. volevi sì, verificare anche il campo di pietra. Silvio? No, condivido il parere degli ospiti, a mio avviso. Il gol è regolare. Regolare sì, gol sì. del Montenero. Pino somma. Sembra così, è regolare. Sembra che sia regolare, Annalisa. Sono d'accordo, anch'io. Sei d'accordo, Gianni. Eh, abbiamo sì, perché, avuto anche noi questo. Sì, eh? Ecco, c'è cioè il numero 3 del campo di pietra che è un po' più avanti. Che quindi sembra. Sì, a velocità normale sembra da regolare la, la rete di, di Mucci. Vabbè, questo magari era più difficile da vedere che il fallo di mani del de, eh, sì, che abbiamo visto prima quello che ha determinato poi il primo gol del campo basso ad Agnone. Allora, un altro eh, dunque risultato eh, del campionato di promozione, ha vinto il Castel Mauro Silvio. Sì, ha vinto 4-2 contro il San Martino che è una buona squadra. Te l'aspettavi? Ha cambiato l'allenatore il Castel Mauro. Ma sono arrivati pure dei giocatori nuovi, credo, come Marsilio, che ritorna a Castel Mauro, ma me l'aspettavo. Un campionato dove, ripeto, può succedere di tutto e ogni, si può vincere e perdere con chiunque, quindi alla fine di sorprese non ne vedo. Va bene, vediamo questo servizio. La vittoria del Castel Mauro sul San Martino. Sì, servizio di Antonio di Monaco. Pioggia e non solo in senso atmosferico di gol, ben sei ed emozione a Castel Mauro con i padroni di casa che piegano il Real San Martino per 4-2. Il terreno di gioco è allentato, ma come vedremo lo spettacolo non ne risentirà affatto. Il primo tentativo è di Minotti di testa al terzo minuto ma la palla finisce al lato. Sul capovolgimento di fronte però, è però il Castelmaura a passare. Angolo dalla destra, incornata di Alberto Dionisio e 1-0 per i ragazzi del neo mister Esposito, subentrato a Minna negli ultimi giorni. Il Real San Martino ci mette un po' a riorganizzarsi, al ventesimo è abbiuso a provarci dalla distanza, ma il suo tiro viene sporcato in angolo. Sul corner successivo Alberta a staccare ma la palla termina alta. Si ribalta il fondo e il Castelmoro prova a far male con l'affondo in velocità di Dimitri ma Sassano si rifugia in angolo. Al 36esimo è Antonacci a sfiorare la traversa e il pareggio su calcio piazzato facendo correre un brivido sulla schiena del portiere Abbate. Il Castelmoro commette però l'errore di arretrare troppo il baricentro e Minotti ne approfitta al 41esimo chiudendo al meglio un'azione insistita in aria con la palla che tocca la traversa e rimbalzo oltre la linea di porta. Nella ripresa prosegue il Minotti Show, l'attaccante adriatico lanciato a rete super Abbate con un tocco sotto per il 2-1, che sancisce la rimonta del Real San Martino. Il Castelmauro accusa il colpo e reagisce solo al 25° con Gian Domenico Dionisio, che impegna Sassano che deve in angolo la sua conclusione. A questo punto mister Esposito mischia le carte e pesca ben due gioli dalla panchina. Prima Antonucci, che è entrato da una manciata di secondi, va ad insaccare di testa su calcio d'angolo per il 2-2 e poi è Luciano a salire in cattedra. Prima si procura un rigore al quarantesimo dopo il fallo subito da Alberta che si becca anche il rosso. Sul dischetto va a Coppola e fa 3 a 2 e poi compie una magia dalla distanza con un pallonetto che si infila alle spalle di un sorpreso Sassano per il 4 a 2 finale. Dunque tre punti d'oro per il Castel Castelmoro che puntella la sua classifica e battuta d'arresto per il Real San Martino che deve rivedere qualcosa se vuole ambire ad un posto al sole in zona playoff. Allora, grazie da Venafro per questi auguri, naturalmente stiamo vedendo questi, questi, da tutte le parti del Molise questi, questi complimenti, complimenti per le mille puntate, però fa particolarmente piacere eh, averli anche da qualche gruppo ultra. Abbiamo le pagelle qui. Sì, direttore, partiamo da quella del Castel Mauro. La pagella in collaborazione con... Bar della posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria a termoli in via Mario Milano. Abate, 6, D'Angelo Andrea, 6, D'Angelo Mario, 6, Marsilio, 6,5, Palazzo, 6,5, Dionisio Alberto, 6,5, Notaro, 6, Dinuoscio, 6, Dionisio Giandomenico, 5,5, Coppola, 6, Mitri, 6, ed entrato Antenucci con 7 e Luciano con 7,5. Ed ora possiamo passare alla pagella del San Martino. La pagella in collaborazione con Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Sassano 6 ciglia, 6 di Monte, 6,5, Antonacci 6, Alberta 5, De Benedictis 5,5, La Vecchia 5,5, Caterino anche 5,5, Minotti 7, Abbiuso 6, Pipino 6,5, in sostituzione Monaco con 6. Allora, Mimmo, di episodi particolari evidentemente te ne saranno successi tantissimi, no? Te ne ricordi qualcuno strano, insomma, che ti è capitato a bordo? Eravamo una volta, sì, ai Caraibi. E... All'improvviso in sala entrò un signore con la famiglia, così, questo tutto in dialetto molisano, anzi, boianese, capito? Di un canadese, proprio, eh, tipo, ue, uaglio, capito? Così, no? <ride> si avvicinava verso di me capito ma tu sei di Boiano Perché capito che ti ha riconosciuto questo... no e non lo conoscevo però questo era un signore che viveva in Canada da una quarantina d'anni non era più tornato a... in Molise in Italia e quindi vedendo me lì cantare non ti dico questo tutto contento capito eh, capita spesso di trovare mh, mh, gente del posto anche sulle navi ho incontrato tanta gente di Campobasso basso eh. Incrociati in crociera? Sì, sì, sì. Vabbè, poi tanti artisti che vedi, l'anno scorso Albano, sta gente qua, insomma, sì, sì. Quindi alla fine anche, diciamo, sotto il profilo, diciamo, proprio professionale e qualificante. Sì, sì, sì. Ma sì. per esempio gli strumenti tu ce li hai a bordo? Porto solo gli strumenti personali, sì, l'impianto, queste cose qui <coughs> sono sulla nave. <coughs> sì. Il service? Sì, 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 Tutta, ottima ottimi strumenti sulla nave. Allora, sì. abbiamo proprio, prima abbiamo visto i gol, adesso abbiamo eh, dalla regia di Serne, proprio il servizio completo sulla partita Olimpia Agnonese Campobasso. Vediamo il Campobasso basso espugna con un gol per tempo il Civitelle di Agnone derby combattuto Granata da subito aggressivi segna il lupo ma c'è un braccio di scudieri Olimpia mai Doma ma ci pensa Todino a chiudere la contesa bella giornata di sport si gioca di fronte a circa 1500 spettatori di cui 500 dal capoluogo a incitare il Campobasso. dopo qualche secondo un po' di incertezza nella difesa rosso-blu l'azione Granata termina con il tiro di Carpentino e la risposta di Maggi inizio sprint dei Granata in maglia bianca. La risposta rossoblu è al nono. Tutta in questo diagonale di Todino bloccato a terra da Biasella. La pioggia è insistente, il sintetico si fa abbastanza scivoloso. Donatelli incita i suoi a essere aggressivi sul portatore di palla Campobassano. Il Campobasso passa alla seconda occasione al ventunesimo sugli sviluppi di un angolo. La palla è alzata da Nicolai. Da Minadeo perviene all'arresto con il braccio di Scudieri che conclude. Biasella fa il miracolo ma non può nulla. Sul tapin, vincente di Lazzarini. Episodio. Molto controverso che scatena le vibrate proteste del Civitelle. La terna comandata dal signor Cascella considera regolare l'accaduto. Subito dopo il gol del campobasso Donatelli è costretto a far uscire Carpentino per inserire per rotta. Cambio dettato da motivi fisici. Al 28esimo il traversone di Rolli diventa un tiro che Maggi è bravo ad alzare sopra la traversa. Al trentunesimo percussione a destra di Di Lullo. Maggi chiude bene all'altezza del primo palo. L'Olimpia disputa una partita gaiarda la gara. Tuttavia, non vede un avversario sovrastare l'altro quanto a gioco. Al 42esimo il pallonetto di testa da parte di Rolli si spegne sul fondo. Al 44esimo, dal sinistro scoccato da Nicolai, la palla urta di Gennaro, ma poi è preda di Biasella. Un solo minuto di recupero nel corso dell'intervallo premiata la signora Litterio come tifosa mai assente alle gare dell'Olimpia mentre il Campobasso conferisce una targa ricordo da consegnare ai fratelli Marano assenti ad Agnone. Dal primo della ripresa Donatelli fa entrare Petrone in luogo di Litterio, al terzo punizione di Cantoro sull'altro palo c'è il colpo di testa di Santoro ma la palla esce, esce sul fondo Farina comanda il riscaldamento di tutti i panchinari, al dodicesimo la conclusione di Di Gennaro è bloccata a terra dal portiere Granata Donatelli chiude i cambi con Catalan al posto di Santoro, al sedicesimo, al diciannovesimo, testata centrale di Di Lullo. La palla scorre fuori subito dopo. L'autore del gol, Lazzarini, lascia il posto a Miani. L'agnone stringe i tempi. Al ventesimo, il sinistro di Cantoro è deviato in angolo da Maggi. I lupi custodiscono gelosamente il gol maturato nel primo tempo e tentano di affidarsi a delle ripartenze. Al ventunesimo, Lagnone chiede un rigore per un contatto tra Scudieri e Di Lullo, ma per l'arbitro non c'è nulla di irregolare. Qualche secondo dopo, pallone di Catalano. Devianto benissimo in angolo da Maggi, ancora un minuto deve passare per il palo defilato di Petrone. I granata a questo punto meriterebbero di pareggiare mentre i Lupi al 25 potrebbero chiudere. Ma Biasella è semplicemente straordinario sulla punizione di Minadeo. Mezz'ora esatta per la girata in area di Todino troppo debole, abbrancata da Biasella a 10. Dalla fine il campo basso sbriga la pratica con Todino che se ne va davanti a Biasella in posizione corretta a dire della terna arbitrale e realizza il gol del 2-0, terzo gol stagionale per Todino abbracciato dai tifosi rossoblù presenti al Civitelle. Subito dopo l'autore del gol de, del 2-0 lascia il posto a Pignataro. Al novantesimo punizione indiretta in favore dell'Agnone perché a dire del direttore di gara Maggi avrebbe trattenuto troppo il pallone. Batte Cantoro che va contro la barriera, il tiro buono, potrebbe essere quello di Petrone, ma si infrange contro la traversa. Farina chiude i cambi con Giovannisci per Cianci a 1 dalla fine. Roll commette fallo proprio su Giovannisce e viene espulso direttamente. I punti al Campobasso, l'onore per un'ottima partita alla squadra di Donatelli in Alto Molise, si è onorato lo sport. Allora abbiamo visto il servizio completo, Angelo Santoro, tu fai parte della, dello staff dirigenziale del Campobasso, sei responsabile del settore giovanile, come la leggi questa, questa giornata? Perché il Campobasso comunque ha approfittato, ha guadagnato due punti sulla Maceratese. Eh, che guida la classifica se non sbaglio la possiamo anche mettere a 32 punti il campo basso mi pare ne abbia 26 ma sì, Maceratese tese 32 vedi Campobasso 26 io si credo... può anche parlare di un ritorno dopo la sconfitta di fano sembrava un po' eh, il discorso da archiviare si può riaprire io credo che il campo basso in questo momento deve valutare attentamente quali saranno i passi successivi perché è importante capire cosa si vuole fare da grandi. Io credo che nei prossimi giorni ci sederemo attorno a un tavolo per cercare di capire se tentare la scalata della vittoria oppure arrivare ai 40 punti e dare spazio ai giovani. Un po' difficile da, da far digerire, però eh, eventualmente. Eh, lo so, però voglio dire la piazza deve anche capire che purtroppo già si sono stati fatti passi da giganti. Si è voluta una società molisana, la stiamo costituendo, stiamo, stiamo, la stiamo costruendo piano piano, i risultati sono quelli da obiettivi preannunciati, quindi tecnicamente bisogna solo migliorare un po' il gioco che effettivamente vince, però non piace un po' alla piazza quindi tecnicamente bisogna lavorare un po' sul gioco e dare possibilità anche alla gente che viene allo stadio di poter vedere un po' di divertimento in più però purtroppo bisogna fare i conti anche con le situazioni economiche quindi è inutile pensare eventualmente al salto di qualità quest'anno però potrebbe essere un salto di qualità l'anno successivo quindi già dai 40 punti iniziare a preparare la squadra per il campionato futuro però poi se intorno a questo tavolo ci sono imprenditori che possono rilanciare il campo basso questo è il momento giusto da fare va bene hai detto chiaramente cose, cose importanti Annalisa hai visto passare qualche messaggio Tantissimi, soprattutto relativi agli auguri per questa puntata. Mille e, è arrivato anche un messaggio che oggi ci stavano seguendo da Los Angeles. E no, no, adesso prima sta volta. passando un messaggio importante perché ha scritto: Non ho visto il nome, ecco. responsabile dello Stato Venditti del campo Venditti. Confermo il danno alle docce dello, dello spogliatoio school. occupato dal Termoli. Saluti a tutti. Ecco, questo adesso se mi dite anche come si chiamava perché l'ho visto tardi. Questo Aitella, Aitella, il signor Aitella, responsabile del campo di Gambatesa, e quindi eh, non era frutto della mia fantasia, insomma, Dio me ne guardi mai, se in queste 999 puntate mi sono mai lasciato andare alla fantasia. Qui trattiamo di fatti, di immagini e di quello che ci raccontano. Mi fa piacere, comunque, ringrazio eh, Aitella, il signor Aitella di aver confermato quello che. Eh, mi era stato riferito in avvio di trasmissione. Dicevi Annalisa scusa se, se ti ho interrotto no, Non si preoccupi direttore eh, approfittiamo per salutare tutte le persone che ci hanno salutato, ci sono arrivati messaggi dalla Polisportiva di Roccaravindola dagli Elsi, anzi chiedevano di spendere qualche parola proprio per loro, da Venafro, Famiglia Scampamorte eh, anche Piero Cristofaro ha mandato un bel messaggio dove eh, appunto scrive, grazie a voi che siamo cresciuti con i giusti valori sportivi e tanti altri tipo, tipo questo veramente bene, tanti messaggi di guida la spendiamo volentieri uno. una parola anche per la boys, la squadra de, della boys LC, dei Boys ELSI perché evidentemente eh, non eh, non abbiamo molte opportunità, fanno la prima categoria, però quando possiamo evidentemente ci impegneremo per riprendere anche le loro partite e poi direttore le chiedono anche questo arbitro Bertolino che non lo non so, avete rintracciato, tu lo conosci. La... Sete documentati. un arbitro che si chiama Bertolino. L'hai mai sentito? No, no, non lo conosco. Io non lo conosco. Non lo conosciamo. Eh, cioè, lo confesso, non lo conosco. Non so se lo conosce Pino, Somma che di arbitri ne conosce tantissimi. Eh, Pino, conosci un, un arbitro che si chiama Bertolino? No. L'ho sentito tempo fa. Credo che abbia arbitrato qualche partita in Molise. Poi non si è visto, non si è sentito più. Ma... Sì. Posso Pino chiedono che fine ha fatto il capitano del Termoli, Capitan Ruggero, giusto? Sì, Capitan Ruggeri, io avevo notizie che questa settimana riprendeva gli allenamenti, però ho avuto conferma da Natali che era qui con me in studio. Che questa settimana non ha ripreso l'allenamento. Credo che abbia fatto anche lui le valigie e sia ripartito in attesa di nuova sistemazione. Va bene, abbiamo ancora un paio di pagelle da vedere. Annalisa la gliternina che ha perso a Rocca Ravindola 3 a 0. Sì, qui abbiamo il servizio di Gennaro no, Bustarti. Abbiamo. Non, il servizio non, non ce l'abbiamo ah, perché okay. abbiamo avuto questo problema con i cerni. Abbiamo la pagella. Andiamo direttamente gliternina. alla pagella della gliternina. La pagella in collaborazione con. Nuova Cliternia, meta di pellegrinaggio all'antico santuario della Madonna Grande, produzione ortofrutticola e vinicola, con vini locali nel mercato mondiale, masserie e agri villaggi per relax nella natura. Melfi 4, Marinucci 4, La Fratta 4,5, Menco 4,5, Longo 4, Schiena 4, Acciaro 5, Divito 4, Gabrielli 5, Aurelio 5,5, Riella 5,5 e, e sono entrati Di Marco con 5, Grazia Plena 5,5 e, e Pasquarelli senza voto. Allora mi dicono che è arrivato proprio in zona Cesarini il servizio, quindi possiamo vedere Rocca Ravindola, Cliternina. Sul proprio manto erboso, il rocca Ravindola di mister Paolo Iannarelli disputa la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. I blu cerchiati si impongono con un secco 3-0 ai danni della sfortunata Cliternina. Padroni di casa che scendono in campo con delle maglie speciali per l'iniziativa della Teleton organizzata dalla BNL di Isernia. Ma andiamo alla cronaca di questi bellissimi 90 minuti di gioco. A rompere il ghiaccio sono gli ospiti al 14 con la punizione di Aurelio che però va solo al lato del palo. Al ventesimo arriva subito il vantaggio blu cerchiato, galoppata di rega che arriva tu per tu con il portiere avversario. Poi serve Iameo che tutto solo deve solo insaccare il gol. Pochi minuti dopo, triangolo perfetto tra Rega, Grossi e Yameo, quest'ultimo che fredda Melfi per il 2-0 di casa. Al 34 segni di risvegli della cliternina con la conclusione di Gabrielli, che sbatte clamorosamente sul palo. Ma al 41 Michael Sisti con un'azione personale strepitosa va ad insaccare il tris blu cerchiato, che chiude così il primo tempo. E con le magie di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa. Undicesimo minuto di gioco si vede Riella per gli ospiti, alla ricerca di accorciare lo svantaggio, ma palla che passa solo a fil di palo. Pochi minuti dopo viene anche espulso mister Anzi della cliternina per eccessive proteste all'indirizzo del direttore di gara, il signor Lustrato della sezione di Campobasso. Al trentaduesimo ancora gli ospiti con la punizione di Riella, ma da quando mette in corne. Due giri di lancette dopo viene annullato un gol alla Criternina, Aurelio per Di Marco che insacca la rete avversaria, ma il guardalinea segnala il dubbio fuori gioco di Di Marco. Al 48 il nuovo entrato Grazia Plena ci regala questa conclusione che dà l'impressione del gol, ma sfiora solo il palo. E registriamo anche l'espulsione di Di Vito per fallo su Costantino. Termina così il match. Rocca Ravindola che aggancia il quinto posto a quota 22 punti. E rivela il fatto che i blu cerchiati stanno davvero disputando un ottimo campionato, considerando l'obiettivo principale che era la salvezza in categoria. Cliternina ancora non riesce ad uscire dal suo periodo nero. Va bene, abbiamo visto il servizio, la pagella l'avevamo vista prima. Abbiamo soltanto una pagella da vedere Annalisa, sì. quella del Macchia di Sernia. L'ultima pagella di questa giornata e siamo pronti. Vediamo insieme la pagella del Macchia. La Pagella, in collaborazione con Assicurazioni Generali Lloyd Italico. Agente generale Mario Mariani. Via 24 maggio Isernia. Info 0865 41 34 66. Miele Simone 6,5, Del Riccio 6, Cifelli 6, Miele Angelo 6,5, Caranci 6,5, De Vito 7, Succi 6,5, Antinone 6,5, 6,5 anche per Castaldi, Giordano 7,5, Di Pilla 6,5 e, e sono entrati Bianco, Ricci e Giordano tutti con 6. Eh, abbiamo i marcatori assegnato De Vito e Giordano con doppietta. Va bene, allora adesso vediamo il, il servizio del, di calcio a 5 C2, Campobasso Futsal Sant'Elena. Poi diamo la linea ai Serne che ci parlerà ancora del calcio a 5 di Serie B. Io ringrazio Pino Somma. Pino, grazie per questa partecipazione alla puntata numero 999. Ci vediamo giovedì. Sì, grazie e buona serata a tutti. E ringrazio naturalmente anche gli ospiti che ci hanno raggiunto qui, che ci hanno fatto compagnia nello studio di Campobasso, grazie a Angelo Santoro, Angelo in bocca al lupo per il proseguo crepe, crepe il del campionato, grazie a Mimmo eh, Domenico Gian di Giampietro che grazie. insieme a Renata Marano sarà ospite d'onore della nostra serata giovedì sera al Coriolis grazie e a grazie a Silvio Tedeschi. Grazie per la Ci sarai anche tu e ci sarà anche Angelo Santoro. No, vi aspettiamo eh, per questa puntata eccezionale, numero 1000. Allora, Annalisa, possiamo mandare direttore? Eh, sì. Mandiamo il servizio, il servizio di calcio a 5 Serie B, sernia Manfredonia. No, mandiamo quello di Campobasso Sant'Elena. Ah, Campobasso Sant'Elena, poi, Sant Elena, Elena, poi lasciamo la linea di Sernia in compagnia di Rosanna Esposito. Me è solito, è solito, piacere. solito piacere per me, ringrazio i nostri ospiti, voi che ci avete seguito anche questa domenica, vi auguro una buona Immacolata Concezione e mi raccomando a giovedì non mancate. Buona serata. Per la nona giornata del campionato di Serie C1 di Calcio a Cittannita, batte 2-1 i padroni di casa dell'M Gross Campobasso Futsal, una gara davvero bella ed emozionante. Nel primo tempo le reti di eh, Terriaca per il Sant'Elena che ha risposto al gol del vantaggio di Pappalardi. Nella ripresa ancora una volta Terriaca decide l'incontro nel finale davvero concitato, decisive le parate di Camarda. Nel racconto degli highlights montato da Andrea Fatica, le della gara. Nel frattempo alza il pressing il campo basso futsal dei Tollis, sfugge ai lenti, poi il pallone per Angiolillo che può calciare, anzi cerca un assist che diventa un contro assist, di fatto per Campanella al centro per Pappalardi e risponde Camarda con un grande intervento, davvero grande chiusura da parte di Camarda al diciassettesimo. Grande azione. Qui ancora angolo. Chissà che proprio da queste situazioni non possa arrivare il gol del vantaggio. All'indietro la sfera per Del Delcioppo. Che rischia qualcosa del Delcioppo. Poi in qualche modo se ne va Pappalardi con una gran giocata. Pappalardi ancora lui Pappalardi, gran gol da parte di Pappalardi. Un paio di dribbling e poi una punta all'angolino. E questo il gol che porta in vantaggio. Lemme Cross, campo passo futsal, il gol di Pappalardi. Prova a salire il pressing del Sant'Elena. Brunetti, il taglio profondo con l'uscita di Camarda. Attenzione, la porta è sguarnita. Brunetti, può andare alla conclusione. Brunetti, attenzione, Camarda sembra aver preso il pallone fuori area. Non secondo il direttore di gara. Allora Terriaca, prova ad arrivare. Terriaca, il sinistro, il pareggio del Sant'Elena. Ma quante proteste. Il pareggio di Federico Terriaca, bel gol del Sant'Elena ma davvero grandi proteste, attenzione perché Del Cioppo ha protestato troppo con il direttore di Gala. Arriva il cartellino giallo per il portiere, ma questa è sicuramente un'azione da rivedere. Si chiude anche il primo tempo, ricordiamo situazione di parità ora Montanaro, conduzione della sfera per Campanella, Campanella prova a liberare il destro, scheggia il palo, proprio Campanella, con una bellissima conclusione Angiolillo, Terriaca prova a saltare Brunetti, Terriaca prende velocità l'assista al centro per De Tollis ancora De Tollis, il pallone è buono, De Tollis, De Tollis palo clamoroso, che azione qui per il Sant'Elena sempre dallo spunto di Terriaca Ancora Pappalardi, gli alenti, possesso continuato. Attenzione Terriaca, va Terriaca. Terriaca può portare avanti il Sant'Elena. Terriaca, lo spunto Terriaca non fallisce. Il gol del 2 a 1. Federico Terriaca su questa azione di ripartenza, l'uomo più rappresentativo. Sicuramente il migliore in campo. Porta avanti il Sant'Elena al quarto d'ora del secondo tempo. Gara che si può sbroccare in, uh, eh, in, in tutti i modi, sia da una parte che dall'altra. Sia il Santelena potrebbe chiudere sul 3-1, ma soprattutto la Futsal può rientrare in gara da un momento all'altro. Quando siamo al ventiduesimo, 8 alla fine, salvo recupero. Probabilmente ci sarà una sostituzione in blocco nella Futsal. Qui il tiro da parte di Cioccia, Camarda sbaglia l'intervento. Minuti finali davvero concitati, Campanella per Leonardi. Si fa vedere ancora Leonardi, il pallone al centro Montanaro ci mette un piede ancora Campanella. Campanella cerca un compagno libero. Libera il destro. Camarda. Super nella circostanza. Va davvero a blindare la porta al 33 minuto. Ancora una volta Pappalardi non è finita perché c'è Montanaro. Ancora Leonardi. Il pallone al centro la presa di Camarda che può calciare in porta. Camarda il tiro! E la traversa clamorosa, esce dai pali. Camarda c'è Leonardi, il lob a Giolillo. La tocca incredibile, davvero quello che è successo in questo finale. Siamo davvero alle ultime battute. Ancora al centro Daulerio per Montanaro, può scaricare verso Cabanella il tiro. E Camarda con il polso, salva tutto. E finisce qui. Finisce qui una grande vittoria per il Sant'Elena. Sannita che spugna, lo sturzo di Campo Basso contro una ottima Futsal. 2-1 il risultato finale. La doppietta di Federico Terriaca decide l'incontro. Domenica Sport in collaborazione con Damico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre. GeoSecure, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 ⁇ comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. GeoSecure, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti, sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi net e ultimate. Omeopatici cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesaneonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca. Ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. Per un mondo differente. EcoGreen, trattamento depurazione acque. Consulenza, gestione e costruzione impianti, certificato SOA, Autospurgo, Videoispezioni, Laboratorio Analisi Ambientali, Accreditato a Credia. Iscritto all'Albo nazionale smaltitori. Differenziamoci. EcoGreen svolge per l'unione dei comuni del Tappino, Riccia, Sepino, Montagano, Colli a Volturno, Celenza sul Trigno e San Felice del Molise. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta. EcoGreen, via Duca d'Aosta, Campobasso. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivisonno. Noleggia parecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine con forni comma 6. Bigliardi Trivisonno. A Campobasso in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63017. Molise distributori automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Domenica Sport in collaborazione con D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Offerta valida fino al 31 dicembre. Domenica Sport. Bentornati alla seconda parte di Domenica Sport. Come anticipato, parleremo di calcio a 5. E prima di entrare nel, nel vivo con i nostri ospiti, vediamo il servizio della partita di, di ieri tra la vittoria, la bella vittoria dell'Isernia sul Manfredonia. Sul parquet del proprio Palasport, l'Isernia Calcio a 5 affronta il Manfredonia per l'undicesimo atto del campionato di Serie B. A dirigere l'incontro, la terna composta dai signori Turano, Misa e Del Rosso. Ma cimentiamoci nella cronaca: i primi minuti vedono protagonisti biancocelesti, in particolare Potena, che addirittura colpisce per due volte il palo nel giro di soli 5 minuti, subendo così un vero e proprio affronto della sfortuna. Ma il vantaggio è solo rimandato, infatti di lì a poco ci pensa il nuovo acquisto Lemme ad insaccare l'1-0 e a far esplodere l'intero palazzetto. Il Manfredonia esce dal guscio, ma la conclusione del numero 7 Spano sorvola la traversa. Ma l'isernia si rifà sotto e con grande carattere trova il raddoppio. Questa volta a gonfiare la rete e Capitan degli Carpini con una cannonata da fuori area. Continuiamo ad annotare iniziative isernine. Questa volta lo sfortunato di turno è Nerin, che colpisce il legno. Tuttavia, allo scadere del primo tempo, i pugliesi accorciano le distanze con il gol di Galli Nanes. Durante l'intervallo, alcuni dipendenti di un'azienda di dolciumi isernina, in veste di Babbo Natale, distribuiscono il cioccolato ai numerosi bambini presenti sugli spalti del Palasport a seguito di un'iniziativa che ha coinvolto la società Pentra e questa azienda. Ma passiamo alla ripresa, dove Laurenza impegna subito il portiere avversario con questo destro insidioso. Ma sul capovolgimento di fronte, il Manfredonia perviene al pareggio con la doppietta personale di Galli-Nanes, che sigla così il 2-2. Ma quest'ultimo rimedia anche un'espulsione qualche istante dopo, lasciando così i suoi con un uomo in meno. Gli uomini di Cataneo sfruttano al meglio la superiorità numerica e vanno a segno con Laurenza, con la rete del 3-2. Lo stesso Laurenza cala il poker qualche minuto più tardi sfruttando l'assist al bacio di Potena, si archivia così il match. Sesta vittoria stagionale per Lisernia, che vola così a quota 18 superando proprio i diretti avversari in graduatoria. Il Manfredonia, che è in attesa di rinforzi in settimana, deve lavorare per preparare al meglio la sfida casalinga contro il Modugno. Ed eccoci tornati in studio e vado a presentarvi gli ospiti. Qui accanto a me Antonio Ionata, presidente dell'Isernia Calcio 5 e il neoacquisto uh, Daniel Lebme. Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera, buonasera a voi. Bene Antonio, abbiamo visto le immagini di questa partita di ieri, una partita molto importante perché... Uh, insomma, era uno scontro diretto il, uh, il Manfredonia è arrivato qui a Disegna ad un solo punto uh, appunto da voi e poi questa, questa vittoria vi ha permesso di scavalcarli. Sì, abbiamo fatto credo la migliore partita di Disegna fino adesso. Uh, in settimana ci siamo mossi bene con il mercato così da poter avere questi nuovi arrivi già dal primo dicembre. Per due persone, già sono un paio di settimane che stanno con noi, diciamo dalla metà di novembre. Per quanto riguarda Daniel, è arrivato proprio all'inizio del mercato, ci ha dato una grossa mano ieri, giustamente è arrivata una bella vittoria. E c'è, voglio sottolineare, una bella risposta del pubblico, un'importante risposta del pubblico e di Sernia, che quando viene chiamato risponde sempre presente. Ecco, incentivato il pubblico, abbiamo visto dalle immagini eh, questa, questa iniziativa con, questa, con una ditta di, di dolciumi di Sernia per portare i ragazzini al, al Palasport, al Palazzetto, insomma ha funzionato, c'è stata una bella risposta. Sì, eh, in collaborazione con l'assessore Galasso, l'assessore dello sport di Sernia, eh, diciamo che ci ha dato quasi il lasciapassare così per entrare nelle scuole eh, e ringrazio le presidi. Sia la... Presidente Simeone e la Presidente di Sanza, per uh, farci entrare proprio nelle classi e pubblicizzare la partita e questa iniziativa per i bambini con questa azienda di dolciumi della provincia di Sernia uh, È stata un'iniziativa bella, uh, l'azienda stessa ha messo dei dipendenti a disposizione uh, vestiti da babbo natale, quindi una cosa E siamo ricarica. in tema, giustamente. Siamo in tema. Noi avevamo la nostra mascotte bianco celeste e quindi diciamo che prima e secondo tempo vedere tutti quei bambini pieni di cioccolatini girare per il campo è stato un bel vedere ecco magari eh, bambini adesso attirati da Babbo Natale dal cioccolatino però magari eh, si, si appassionano al, a questo sport e chissà domani vanno a rinforzare sì. per, potrebbero venire a rinforzare le, le file delle giovanili ma noi quest'anno abbiamo iniziato proprio, proprio quest'anno abbiamo iniziato un centro di base di calcio a 5 certo c'è un progetto ben preciso eh... Siamo su una trentina, quarantina di bambini. L'intenzione è quella di incrementare il numero, anche se vogliamo molto bassi: nel senso che eh, non dobbiamo costringere i bambini a, a fare questa disciplina. Questa disciplina deve essere un divertimento. Svolgiamo. Scusa, avere... scusami, Antonio: nessun bambino dovrebbe essere costretto a fare nessuno sì. sport, anche perché. Uh, per un bambino deve essere divertimento, assolutamente divertimento. Noi, infatti, la migliore vittoria che possiamo avere, oltre a quella giustamente sul campo di ieri, è vedere tanti bambini che eh, si appassionano e si divertono al palazzetto dello sport di Serna. Uh, svolgiamo l'attività al coperto, è un punto a nostro favore visto il clima, anche se quest'anno tarda un pochettino ad arrivare, quindi eh, preferiamo svolgere le attività con, soprattutto con la scuola calcio con il centro calcistico di base eh, presso le strutture al coperto eh, il bambino la, lo, lo ripeto, la migliore vittoria che possiamo avere è vedere un bambino contento che, che corre dietro un pallone di calcio a 5, non lo specifico poi eh, se incrementiamo anche questo numero di, di bambini eh, con il passare del tempo è una soddisfazione nostra, personale sia mia che di mio fratello certo. Uh, Daniel, una, ovviamente quando ci sono i presidenti occupano più <ride> loro lo spazio perché si parla del progetto a, 365, a 360 gradi, è <ride> scappato un 5% è, in è più di, è di buona sfida. <ride> Daniel, da quanto tempo sei a Esernia? e uh, come ti trovi qui? fai finta che non c'è il presidente, <ride> come ti trovi a Isernia? sono appena arrivato, c'è cioè un, una settimana che sono tu qua tu sei brasiliano, lo um, ricordiamo É eh, só uma semana que sono arrivato aqui. Não tenho nada a dizer, me hanno recebido bem. Os meus compagni, Domenico, o Mister, ha feito tanti esforços insieme ao presidente para me portar. Isso, cego ce da ringraziare e pagar dentro do campo. E eh, sappiamo che forse i tuoi familiari ci stanno guardando in streaming dal dal Brasile, Se vuoi salutarli approfittiamo. <ride> li mando um abraço em português porque é mais fácil para eles. Um abraço, um beijo, saudade deles. Ho salutato, mi ha mandato un abbraccio um, e ho detto che ce l'ho la nostalgia di tutti D bene, e due. Bene, salutiamo anche noi i tuoi familiari, qui sta bene, si, trova, si troverà sicuramente bene. E con, uh, con i compagni, il gruppo, come l'hai trovato? Sì, il mio compagno, dall'inizio da, da quando sono arrivato, mi hanno ricevuto benissimo. Da quando sono arrivato all'albergo ho trovato Carli e Dani, già mi hanno ricevuto benissimo, dopo i spogliatori tutti quanti mi hanno dato tutto l'appoggio che avevo bisogno insomma Antonio questa è la dimostrazione migliore che il gruppo c'è, è solido poi un gruppo ricordiamolo formato da molte persone di Sernia sì eh, l'età media è anche molto bassa se consideriamo che siamo diciamo su un'età di uh, 23-24 anni uh, permettimi di ringraziare due persone che sono andate via uh, che uno è Daniele Melise dove è andato a giocare la 2 alla Partenope, lo ringrazio perché, comunque, nella prima fase della stagione ci ha dato una grossa mano. E l'altra è Entoli Ditata, Morisano, eh, persona che l'anno scorso è facile eh, dimenticarsi le cose. Io non le dimentico perché, comunque, l'anno scorso è stata una persona che ci ha dato una grossa mano, è stato fino al 15 di giugno a fare allenamento con noi, ha eh, fatto sì con il suo ultimo gol, il suo ultimo zampino, che noi vincessimo i playoff nazionali. E gli va dato un grande atto di eh, merito perché è una persona che comunque seria e sul lavoro non, non si tocca diciamo, sportivamente parlando, io ci sono particolarmente affezionato perché ritengo un ragazzo bravissimo e eh, composto diciamo, quindi gli auguro le migliori fortune e un ingrosso in bocca al lupo. Ecco però nel, questo per quanto riguarda il mercato in uscita ma Daniel non è l'unico nuovo acquisto di Isernia. Sì, eh, con noi è già un mesetto, un mesetto e mezzo che come vediamo nelle immagini è il numero 16 che è da Nerin eh, è un ragazzo spagnolo, è il peperino della situazione, io ci tengo molto perché comunque è un ragazzo che si è messo subito a disposizione anche se ha avuto un po' di problemi all'inizio con la, la, la società di appartenenza però è trasferito da noi, ho un mese e mezzo che fa allenamento tutti i giorni con il mister ed è difficile non giocare perché comunque aveva un problemino di tesseramento, adesso sbloccato finalmente e poi abbiamo preso anche un carro Natale proveniente da Michimacchi che ringrazio comunque la società, questo è anche merito del signor Gaetano Pagano che comunque ci ha fatto sì che sia Dani e sia Carlo venissero alla Corte di Bene, insomma siamo a due giorni, a due giornate dalla fine del, del girone di andata, eh, quinto posto in classifica, insomma un, uh, un buon, fino adesso un buon, cam un buon cammino, come sì. com la, la società, come la vede? Allora noi diciamo che il nostro campionato già l'abbiamo vinto, io sono molto, devo essere molto sincero, però abbiamo un mister che giustamente... Non si accontenta, eh, è, beh, eh, è una persona per fortuna che è così, c'è tutto una il giro di ritorno. Gli abbiamo messo a disposizione quanto potevamo mettergli a disposizione dal punto di vista degli allenamenti, palestre, è una persona che vive di futsal a 360 gradi H24. Io sfrutta un pochettino al Mister, eh, però è una persona squisita. Noi abbiamo un rapporto che va al di là del calcio a 5. Noi stiamo là, eh, non è un obiettivo però abbiamo queste due giornate, sabato andiamo a Salerno, un campo difficilissimo, loro si sono ritrovati, hanno lasciato le posizioni basse eh, e poi noi dobbiamo fare il nostro, poi vediamo gli altri cosa fanno su qualcuno che ci precede, eh, se verrà questa possibilità di disputare la Coppa Italia ben meglio, altrimenti nessun problema, passeremo un ottimo Natale, quindi eh, siamo, siamo soddisfatti. Eventualmente la, colpa, la Coppa Italia con chi andreste a giocarvela? Allora siamo uh, la Coppa Italia consiste nel uh, le prime, le prime quattro del giro d'andata che poi si eh, scontra con la, la quarta si scontra con la prima di un altro giro e poi è tutto a seguire. Però già eh, arrivare tra le prime quattro è una, un grande diciamo, stimolo per noi, anche se eh, giustamente come dicevano non era questo l'obiettivo. Uh, stiamo là, ieri abbiamo vinto una partita bellissima che è venuta al palazzetto credo grazie a Daniel e tutta la squadra, anche chi non ha giocato io sottolineo questa cosa che in panchina noi avevamo gente come Mancini, Santella che è stato un protagonista per esempio per la, la vittoria di Modugno sabato scorso questo non vuol dire che uh, sono da meno sono persone che hanno fondato adesso un gruppo che si è amalgamato sempre di più e vanno avanti di giorno per giorno con il loro condottiero che è Domenico Catalini come, come è iniziata questa passione tua e di, eh, e di Mario tuo fratello come vi siete me lo devi dire molto, molto velocemente come vi siete buttati in questa quest avventura? Noi ci siamo buttati dopo un torneo estivo fatto qui vicino in provincia di Serne. Abbiamo fondato questa società 11 anni fa, eh, io lo saluto anche tramite Stefano Nini, che è l'attuale tecnico del Venato 2021. 21 secondo di scarpitti, eh, fu buttata lì per scherzo e sono 11 anni che tiriamo questa fatidica carretta avanti, divertendoci e siamo lì. E insomma, 11 anni fa era uno scherzo, oggi in, in Serie B, quarto posto, e insomma, tutto, quinto posto, sì scusami, pensavo so ci, al... Lo so che ci vuole tanto tempo, pensavo... Mi <ride> avevo già qualificato per la Coppa Italia. Bene Antonio, io uh, ti ringrazio, sei sempre molto gentile e disponibile con, uh, con noi. Daniel, io ti, ti auguro un grande in bocca al lupo, e insomma, hai già detto che qui ti trovi benissimo, e un, bo un in bocca al lupo per, uh, per uh, il, uh, la tua permanenza qui. Io Grazie. vi ringrazio, ringrazio i nostri telespettatori per. Uh, per l'attenzione riservata ci, ci vediamo giovedì prossimo con uh, i festeggiamenti per la millesima puntata e vi auguro una buona serata.